nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buon pomeriggio e buon sabato, Diretta Stadio torna per farvi compagnia, per seguire tra pochissimo la gara dello stadio Giovanni Zini di Cremona tra Cremonese e Pescara. Io intanto saluto subito al mio fianco l'amico opinionista Riccardo Clinco. Ciao Riccardo. Ciao, ciao caro. Tra poco saluteremo anche un altro amico che ci sta venendo a trovare. Siamo partiti con un po' di ritardo, ma i fatti di cronaca hanno avuto la precedenza nel corso del TG con l'arresto del presunto killer dell'omicidio Bevilacqua. Peraltro, se ci dovessero essere ulteriori aggiornamenti ve ne daremo conto, magari faremo anche dei collegamenti nel corso di questa nostra diretta calcistica, ma diamo la priorità in questo momento al collegamento audio-video con lo Zini di Cremona, con l'esterno dello stadio Zini, dove chiaramente c'è il nostro Paolo Renzetti insieme con Gaetano Terrio per la parte tecnica, per le formazioni e per le ultime prepartita. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio dall'esterno dello stadio Zini, 20 minuti per il fischio d'inizio di Cremonese-Pescara, subito le formazioni che sono arrivate proprio qualche istante fa in postazione. Partiamo dalla formazione di casa, la Cremonese, che si schiererà con il 4-3-1-2 con Wicani in porta, Almici, Marconi, Canini e Renzetti in difesa, Alcavion, Pesce e Arini agiranno a centrocampo, l'ex lancianese Piccolo sarà il trequartista con Brighenti e Paulinho di punta. Subito la panchina della formazione lombarda guidata da Attilio Tesser con Ravaglia, Procopio, Salviato, Castrovilli, Moculu, Davino, Scappini, Perrulli, Scarsella, Macek, Cinelli e Garcia. Il Pescara dei tanti assenti quest'oggi, l'ultimo in ordine di tempo dopo l'infortunio della gara con Lentella e Perrotta. Mancano anche altri protagonisti di questo inizio di stagione come Palazzi e Proietti, tanto per fare qualche nome. Pescara risponde con il solito 4-3-3, Zeman non cambia quasi nulla rispetto alla formazione che ha impattato nell'ultimo turno con Lentella, e dunque Pigliacelli in porta, Zampano, Bovo, Coda e Mazzotta in difesa, Koulibaly, Brugman e Balzania a centrocampo, Del Sole, Pettinari e Capone in attacco. Questo l'11 iniziale per quanto riguarda la formazione adriatica. Andiamo a vedere anche la panchina del Pescara con Fiorillo, Crescenzi, Balzano, Canute, Ganz, Benali, Elizalde, prima convocazione per il giocatore sudamericano, Fornasier, Carraro, Cappelluzzo e Baez. Dirigerà l'incontro il signor Fornò della sezione di Roma, il fischietto capitolino che diresse la gara di Coppa Italia pirotecnica giocata all'Adriatico il 6 agosto scorso con la vittoria dei biancazzurri per 5-3 dopo i tempi supplementari. Andrea, a Cremona fa caldo, siamo entrati in autunno, ma la temperatura direi è di fine estate, 23 gradi, si prevedono circa 6.000 spettatori sulle tribune dello Zini. Alle mie spalle c'è l'ingresso della tribuna del vecchio impianto qui di Viale Persico a Cremona, è prevista anche una buona rappresentanza di tifosi del Pescara, molti supporters biancazzurri arriveranno anche dalle regioni del nord dove risiedono, e dunque ci sarà una buona presenza di tifosi per spingere il Pescara alla conquista di un risultato positivo. A te. Paolo. C'è qui Riccardo Clinco che magari ti vuole subito chiedere qualcosa. Riccardo. Ciao Paolo. Paolo, ciao. Com'è l'atmosfera? Ciao Riccardo. Com'è l'atmosfera?
Ma atmosfera direi calda da un punto di vista prettamente climatico, di temperatura direi molto tranquilla, in una piazza diciamo come Cremona che torna però a rivivere i fasti della Serie B dopo alcune stagioni. Ricordiamo che la formazione grigio-rossa è stata promossa la scorsa estate, la scorsa stagione in Serie B, dopo aver vinto in pratica il testa a testa negli ultimi 90 minuti con l'Alessandria. Dunque c'è comunque entusiasmo per la squadra di Tesser, che ha iniziato direi di discretamente bene la stagione, ma è reduce da una sconfitta per il Pescara. Lo ricordiamo, Riccardo, lo ricordiamo anche soprattutto a beneficio dei nostri telespettatori, c'è questa prima vittoria nella prima giornata con il Foggia e poi nessun altro successo, e dunque l'augurio che Pescara possa tornare a brindare, a conquistare i tre punti in terra lombarda, dove qualche anno fa, più di qualche anno fa, ricordiamo anche un 1-0 per il Pescara con un gol segnato da Gianluca Gaudenzi. Una curiosità si fa per dire, Pescara che è arrivato in aereo, volo charter partito ieri da Pescara con direzione Brescia, e dunque squadra che è arrivata in pullman da Brescia qui a Cremona, squadra che ovviamente tornerà poi in aereo a Pescara subito dopo la partita, e dunque ci saranno delle interviste direi forse più veloci del solito, proprio perché poi ci sarà per quanto riguarda la squadra l'aereo da prendere all'aeroporto di Brescia per tornare a Pescara. Ricordiamo anche, Andrea e Riccardo, che questa è la prima di due trasferte consecutive per la squadra di Zdeněk Zeman, che oggi giocherà qui allo Zini tra pochi minuti e sabato prossimo giocherà in Terra d'Emilia contro il Carpi. Dunque due trasferte consecutive che potranno dire comunque tanto. Paolo. Certo Andrea. Sì Paolo, ti volevo dire, visto che brindiamo, che oggi è il compleanno di Andrea, ti volevo dire questo. Sì, ma io so bene che il compleanno di Andrea, approfitto ovviamente anche in diretta per fare gli auguri ad Andrea anche da parte di Gaetano Terio. Speriamo, Riccardo, che domani sera si possa festeggiare questo compleanno, insomma questo traguardo importante ed ambito per Andrea, che comunque è ancora un ragazzo. Per voi, forse ti lasciamo qualche pasta, forse. Speriamo. Sì, perché qui c'è Riccardo, c'è Maurizio da Wiscat, già scatenato. Ma soprattutto quindi... più che a me, a Gaetano. Beh, sì, c'è Maurizio già ma scatenato. Ma non tanto per me quanto per Gaetano. Ora ti vai a nascondere dietro Gaetano. Ha ragione Gaetano, ma che dici? Sono due forchette. Un saluto al mio amico Gaetano. Va bene, Paolo, allora per il momento ci possiamo congedare, certo. Hai altro da aggiungere? Sì. Certo. No, Andrea, abbiamo detto praticamente tutto, quindi ci apprestiamo ad entrare qui in tribuna stampa allo Zini per seguire insieme questa partita, tra pochi minuti ovviamente in diretta. Anzi, qui Paolo, da Cremona. Ti interrompo perché abbiamo qui anche Paolo Sinibaldi, che ringrazio. Ciao Paolo. Sì. Ciao Andrea, buon compleanno, non lo sapevo. Non grazie, lo sapevo. Grazie Paolo, hai qualche curiosità? Un saluto anche da parte mia a Paolo, ovviamente. A Paolo Renzetti. No, guarda, io non so quello che avete detto prima, probabilmente... se c'è qualche ovviamente ultimissima informazione, ma penso gliel'abbiate già chiesto, no? Sì. Allora ne approfitto semplicemente per salutarlo per adesso, così entro in clima anch'io. Benissimo. Paolo, grazie a te, grazie a Gaetano. Vai a prendere posto in tribuna stampa, ci sentiamo Perfetto. Tra poco per il racconto. A tra pochissimo. Grazie a Paolo Renzetti. Allora, appena possibile, io chiedo alla regia di vedere le schermate di Serie A e Serie B e poi la formazione del Pescara e quella della Cremonese, perché poi ripartiremo in studio da alcune considerazioni. In Serie A si gioca un anticipo ed è quello dell'Olimpico tra Roma e Udinese, una giornata condita da tre anticipi, perché saranno in campo le tre squadre che giocheranno in Champions in settimana. Quindi Roma-Udinese alle 18, Spal-Napoli questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, Juventus-Torino, il derby della Mole. Domani alle 18:30 Sampdoria-Milan, poi Cagliari-Chievo, Crotone-Benevento, scontro salvezza, anche se è ancora presto. Verona-Lazio, Inter-Genoa alle 18, Sassuolo-Bologna, il derby emiliano, e poi chiuderà Fiorentina-Atalanta, una partita tra due belle realtà del campionato italiano. Ore 20:45 domani sera. Vediamo la Serie B, che non ha anticipi, ha solo due posticipi.
perché siamo reduci dal turno infrasettimanale. Dunque, tutte le gare di oggi alle ore 15, con l'eccezione di due posticipi: Bari Ternana, Brescia Foggia, Cremonese Pescara, Empoli Cittadella, Novara Avellino, Perugia Frosinone, Salernitana Spezia, Virtus Entella Carpi, Venezia Parma. Domani 17:30 Cesena Ascoli, dopodomani Palermo Provercelli, in una gara che sembra dal pronostico chiuso. In Serie C invece si è giocato un anticipo, la gara tra Ravenna e Modena, giocata ieri, finita 1-0 per il Ravenna, rete di Samb al quarto d'ora della ripresa. Il Teramo giocherà domani alle 14:30 sul campo del Pordenone, poi vedete insomma il quadro delle altre partite con il riposo del Fano. Ora le formazioni, riproponiamole, quelle di Cremonese e Pescara. Diciamo che sul fronte cremonese in campo c'è la squadra che un po' tutti si aspettavano, non ci sono novità di sorta, tenuto conto che per infortunio mancano l'ex Daniele Croce, rosetano, e l'ex capitano del Crotone Clayton Dos Santos, non è al 100% Mokulu, che finisce in panchina. Al suo posto c'è Paulinho a giocare in coppia con Brighenti, c'è il trequartista, l'ex lancianese Antonio Piccolo, a centrocampo c'è Cavion al posto di Croce, in difesa c'è Marconi al posto di Clayton Dos Santos. Nel Pescara le uniche novità sono Zampano e Bovo. Era trapelata anche l'opportunità di vedere Balzano a sinistra, invece è confermato Mazzotta. Il centrocampo visto con Lentella è altresì confermato, anche se Zeman aveva provato negli ultimi allenamenti, anche in rifinitura, Carraro in regia con Brugman e Mezzala. Confermato anche il tridente d'attacco con Capone, con De Sole, con Pettinari. Queste le considerazioni, riparto da Riccardo. Prosegue l'alternanza Zampano-Crescenzi, Zampano gioca in trasferta, Crescenzi in casa. Non so se giocare in casa o fuori sia una discriminante o se ci sono altre discriminanti in questo, in questa alternanza. Per il resto non ci sono ulteriori cambiamenti sostanziali, no, se non Bovo, che gioca perché Perrotto è indisponibile. Infatti pensavo che onestamente di vedere una formazione diversa. Un po' mi stranisce il fatto di vedere sempre gli stessi giocatori, anche perché alcuni di questi fino ad ora non hanno convinto interamente. Adesso io non so se il mister voglia iniziare sempre con, anche per non demotivare, con gli stessi e poi provare magari nel corso della partita di fare qualche cambio, ma in previsione anche del fatto che abbiamo una partita, un'altra trasferta molto vicino, insomma arriviamo da un infrasettimanale, pensavo che un po' al di là della solita fascia alternata tra Zampano e Crescenzi, che uno gioca le partite pari, uno gioca le partite dispari, tutti gli altri sia un po' un'alternanza pari o dispari in caso fuori, uno le dispari gioca Crescenzi, le pari gioca Zampano. Pensavo onestamente di vedere qualcosa di diverso, però fidiamoci del mister e speriamo che abbia ragione lui, come sempre siamo qua tutti pronti a tifare. Allora chiedo anche una considerazione a Paolo. Ti aspettavi un Pescara diverso nella formazione? Ti aspettavi più avvicendamenti oppure è una formazione che ti convince e che ti aspettavi? Che mi convinca o meno te lo saprò dire tra poco. In realtà me l'aspettavo qualche cambio, perché per tutta la settimana questa è l'aria che tirava, e secondo me Zeman ci ha pensato non solo perché abbiamo letto oggi i vari titoli dei giornali che parlavano di questi cambi di formazione, ma perché durante la settimana ha provato qualcosa di diverso. E poi, come stanno facendo praticamente tutte le squadre di Serie B che sono state sottoposte a questo stress di tre incontri ravvicinati, un po' tutte quante hanno cambiato radicalmente la formazione guardando il quadro delle partite che si stanno per giocare. Il Pescara ha fatto un quasi nullo turnover obbligato. Ho l'impressione che questa sia la prova del 9, ho l'impressione che questa sia anche l'occasione per Zeman di decidere, perché questa, come in qualche modo poteva essere la partita contro Lentella, questa contro la Cremonese è una piccola partita a bivio. Allora, io vi sottopongo questo interrogativo, parto da una considerazione. La sensazione è che nell'ambiente tra i tifosi ci sia
un pochino di preoccupazione per quanto visto nelle ultime partite, questi pareggi che si sono verificati dopo aver sprecato 3 o 2 gol di scarto, peraltro nelle ultime 2 partite con squadre che erano ampiamente alla portata. Zeman, nelle sue parole, anche in conferenza stampa post partita con l'Entella, ma anche ieri nel pre-partita con la Cremonese, ha ostentato grande tranquillità, facendo sempre riferimento al fatto che la squadra ha bisogno di tempo, sta crescendo, ci sono degli errori individuali su cui bisogna lavorare, che bisogna eliminare, però non è sembrato così preoccupato dal fatto che certi risultati non sono venuti, benché si fossero creati dei presupposti per vincere quelle partite, e magari aver perso questi punti per strada può generare un po' di inquietudine quando poi si lavora e si cerca appunto quel miglioramento cui ambisce Zdenek Zeman. Quindi voi da che parte state? Dalla parte di chi nell'ambiente è un po' preoccupato da questi punti persi, o siete dalla parte di Zeman che invece ostenta fiducia? Riparto da Paolo. Zeman lo conosciamo. Zeman ostenta fiducia a prescindere, anche se cascasse il mondo Zeman non ne farebbe un dramma, almeno esteriormente. Poi magari nello spogliatoio la situazione può essere un po' diversa. Mi ricollego a quello che ho detto prima, cioè che la partita contro la Cremonese è un piccolo bivio. Certo, siamo soltanto all'inizio del campionato, certo, guardando le statistiche non mi sembra che la situazione sia così disastrosa, o meglio, poteva essere sicuramente una situazione più gradevole se il Pescara non si fosse fatto rimontare. C'è tutto quello che abbiamo detto, e quindi c'è ancora tutto il tempo per fare un ottimo campionato. Io credo che dopo la trasferta di Cremona se ne saprà di più, perché anche questa partita, come è stato anche tra l'altro contro l'Entella, come è stato prima contro la Salernitana, è una partita contro un avversario di cui tutti quanti parlano bene, la Cremonese, anche a livello societario, a livello di prospettive, ma che oggettivamente, carta alla mano, è un avversario abbordabile. Invece tu da che parte stai, Riccardo? Guarda, il campionato di Serie B è lunghissimo, tu fai 2 vittorie consecutive, sei nelle prime posizioni, perdi 2 partite, sei in fondo. Io sto dalla parte che del gioco del calcio, tu sai come la penso, io credo che il bel gioco sia una parola che non esiste. Nel gioco del calcio esiste una parola sola per me, che è la vittoria. Come, non mi interessa, l'importante è vincere, perché alla fine, lo dico sempre, nell'almanacco del gioco del calcio quello che conta è il risultato. Nessuno si ricorda né che hai giocato bene, né che hai giocato male, né che hai fatto, che c'era rigore a tuo favore, che c'era rigore contro, ma si ricorda solamente il risultato. Ora è importantissimo la testimonianza al risultato. Da che parte sto? Un pochino preoccupato sono, perché io onestamente certe scelte del mister, ti dico, non le ho condivise fino in fondo, anche se devo dire che ho visto un miglioramento dal punto di vista fisico, perché nell'ultima partita, quantomeno, anche se abbiamo pareggiato, fino al 95esimo abbiamo corso, mentre nelle partite precedenti, al 70esimo, anche fisicamente spegnevamo le luci. In questo caso abbiamo spento la luce solamente a livello mentale. Ora, se riusciamo a che dal 70esimo arriviamo al 90esimo anche a livello mentale, una sorta di gioco questa squadra ce l'ha, i ragazzi corrono, e quindi sono fiducioso. Però devo dire che sono veramente d'accordo con il mio amico Paolo, che sono contento di rivedere oggi. Volevo dire, mi sono perso, stavo dicendo un concetto. Ma io ho detto che la Cremonese è un avversario sicuramente di prospettiva, con una grande società, però non mi sembra un avversario impossibile, ecco. Sì, esatto, e mi lasciavo con l'altro Paolo, che è una, oggi. Sì, ma che è una partita, volevo dire che è una partita crocevia, nel senso che oggi, se per caso non riusciamo a vincere questa partita, il distacco inizia a diventare, in caso di vittoria delle altre, è un po' pesante. Ecco, però Zeman dice, tanto noi mica dobbiamo vincere il campionato. Ma chi questo dice questo vuol dire che non conosce la nostra squadra. Ma questo squadra lo dice lui, perché io, un allenatore che non mi dice che voglio vincere il campionato, io vado sempre in campo per vincere, voglio vincere assolutamente non posso pensare lui di fare un campionato. Io voglio cercare di vincere alla lunga, perché in questo momento ci sono squadre nettamente superiori, perché sono, come ad esempio il Frosinone, oltre che forti tecnicamente, sono già
rodate come squadre, hanno cambiato poco e hanno una ossatura già delineata. Sì, ma se tu arrivi a metà campionato che hai tanta distanza e dalle prime posizioni, comunque fai sempre un campionato di rincorsa sulla prima e sulla seconda. Quindi è vero, ma non si può neanche perdere tanti punti a inizio stagione. Bisogna sempre cercare comunque di stare a ruota. Per questo che queste partite diventa importante, ad esempio fare una bella vittoria oggi sarebbe un bel rilancio in tutti i fronti. Allora, c'è la telenovela Brugman che anche ieri ha visto scritta una pagina, ne parliamo un po', ma poi lo faremo anche dopo il collegamento con Paolo che ci racconterà i primi due minuti di partita. Ieri ha detto Zeman, traendoci anche un po' in inganno, perché allora abbiamo pensato ora lo rimette Mezzala con l'impiego di Carraro come regista, peraltro era stato provato grazie intanto all'amico da casa. Ha detto contro Lentella lui ha giocato 115 palloni, 100 dei quali inutili, perché ha detto ieri ai cronisti dipende da quello che l'allenatore si aspetta dal giocatore che viene impiegato in quel ruolo. Lui deve creare gioco per la squadra, ha fatto intendere Zeman che non lo ha fatto, quindi mentre ai nostri occhi, agli occhi di tanti colleghi, di tanti sportivi, Brugman è stato tra i migliori in campo, escluso il gran gol che ha realizzato, lui ha un po' smontato quella prestazione perché ha detto che quasi tutti i palloni giocati sono stati palloni inutili secondo l'ottica appunto dello stesso Zeman e i principi del suo calcio. Allora, io ho gettato questo sasso, dopodiché ne riparleremo, guardate qui anche proprio Brugman, subito Maurizio ce l'ha proposto, ne parleremo tra poco, è uno spunto di discussione. Vi ricordo l'SMS, il numero degli SMS per interagire con noi, 392-623-7060, lo trovate lì in alto, oggi non ci sono altri aggiornamenti da dare, quindi lo trovate fisso, tra poco apparirà anche Cremonese Pescara con il cronometro, in basso il serpentone con la Serie A e la Serie B. Vi ricordo che sta anche per iniziare una partita d'anticipo del campionato di Serie D, Girone F a Sulmona, campo neutro, Nero Stellati Campobasso, ci collegheremo tra pochissimo anche con lo stadio Francesco Pallozzi per le formazioni, anche per i primi minuti di cronaca. Zeman ha dichiarato che non fa turnover perché sono più faticosi i suoi allenamenti. Comunque continuate a scriverci, dateci altri spunti di discussione. Prima un altro tifoso diceva Mazzotta disastroso in fase difensiva, in effetti ha commesso tanti errori. Paolo Renzetti per i primi 2-3 minuti di partita. Paolo. Sì, di nuovo in collegamento diretto qui dallo Zini di Cremona, Giovanni Zini di Cremona, dove è tutto pronto per l'inizio di questa partita. Sarà il Pescara a battere il calcio d'inizio, dunque toccare il primo pallone, maglie diciamo classiche per le due formazioni, bianca-azzurra per il Pescara, grigio-rossa per la formazione di casa. Pescara che attaccherà dalla destra alla sinistra della nostra postazione di tribuna stampa, si attende il fischio del direttore di gara, che ricordiamo è il signor Francesco Furnò di Roma 1. Vediamo anche i due assistenti che sono Dario Cecconi di Empoli e Manuel Robilotta di Sala Consilina, il quarto uomo, e il signor Alessandro Pronto di Bologna. Direi bella coreografia in curva sud, dove in pratica c'è il pierone per quanto riguarda i tifosi di casa, circa almeno fino a questo momento, perché ne stanno entrando altri proprio in questi istanti. Direi almeno fino a questo momento circa 200 tifosi del Pescara presenti nel settore di curva nord. Si attende, bisognerà attendere qualche altro secondo, perché vediamo che il quarto uomo è andato a dire qualcosa diciamo nei pressi della panchina del Pescara, dove c'è il magazziniere della formazione adriatica che viene invitato a spostarsi, e dunque per questo motivo viene appunto richiesto di attendere qualche attimo per l'inizio di questa sfida. Forse sentirete in sottofondo il calore del pubblico di casa, cari, iniziate intanto in questo istante subito Pescara che tocca il primo pallone con Mazzotta, subisce forse un fallo, lascia proseguire il direttore di gara, subito in avanti la formazione di casa che attacca con Brighenti, il cross in area di rigore troppo lungo, il pallone per Paolino, dunque subito un brivido dopo 15 secondi di gara nel corso di questo primo tempo. Abbiamo
già detto nel corso del precedente collegamento pre-gara delle due formazioni, ma le ricordiamo almeno per i due 11 brevissimamente: 4-3-1-2 per la Cremonese, che si schiera con Uicani in porta, Renzetti, Canini, Marconi, Almici in difesa, Cavion, Pesce, Arini a centrocampo, Piccolo, l'ex lancianese sulla tre quarti con Brighenti e Paulinho di punta. Il Pescara risponde con il 4-3-3, Pigliacelli in porta, i difensori sono Zampano, Bovo, Coda e Mazzotta, i tre centrocampisti Koulibaly, Brugman e Balzania, Del Sole, Pettinari e Capone sono i tre attaccanti. Gioco subito fermo perché c'è un giocatore della Cremonese a terra, stiamo per entrare nel secondo minuto del primo tempo, ovviamente 0-0 il risultato. Subito un brivido per la formazione biancazzurra, c'è stato questo attacco sul settore di destra con il pallone controllato da Brighenti che ha crossato all'interno dell'area di rigore per Paulinho, pallone troppo lungo per il giocatore della Cremonese, con la difesa del Pescara che è riuscita a rinviare. Stanno entrando altri tifosi della formazione adriatica, fa caldo oggi a Cremona, temperatura di 23 gradi, cielo parzialmente coperto, mentre si rialza il giocatore ospite, pardon, il giocatore di casa che era rimasto infortunato. Si tratta di Pesce che ora esce dal terreno di gioco, dovrebbe rientrare in campo l'ex giocatore di Ascoli e Novara. Si è alzato qualcuno dalla panchina della Cremonese, Paolo? Sì, si è alzato un giocatore dalla panchina grigio-rossa, vediamo di chi si tratta, ma non possiamo leggere il numero di maglia perché c'è la pittorina. Se non vado errato dovrebbe essere però il numero 31 Macek, almeno, anzi vediamo, il numero 35 è Antonio Cinelli. Dunque Antonio Cinelli si sta scaldando forse per motivi precauzionali, ma Pesce rientra in questo istante, anzi sta per entrare sul terreno di gioco, dunque dovrebbe proseguire regolarmente il centrocampista centrale della formazione guidata da Attilio Terzer, mentre attacca ancora la Cremonese sul settore in destra con Piccolo, l'ex giocatore dell'Anziano va a guadagnare una rimessa laterale. Allora attendiamo la battuta di questo fallo laterale, pallone per Piccolo, poi al termine dell'azione restituiremo ovviamente la linea lo studio, ancora Piccolo, pallone ancora in fallo laterale, c'è una rimessa per la formazione grigio-rossa. Terzo minuto di gioco al stadio Giuseppe Zini di Cremona, Cremonese 0, Pescara 0, linea lo studio. Bene, bene, grazie a Paolo Renzetti, vi ho detto in precedenza che si sta giocando anche in Serie D, allora andiamo allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona, un paio di minuti da Daniele Formichetti per le formazioni e per le ultimissime circa la gara tra Nerostellati e Campobasso. Buon pomeriggio Daniele. Buon pomeriggio a voi, abbiamo cominciato con un leggero anticipo, infatti troviamo al sesto. Le formazioni per quello che riguarda Nerostellati: abbiamo Parente in porta, la difesa è composta da Valente, De Gitti, Giallonardo e Di Rosa, a centrocampo i Totti, Verrocchi e Pacella, e il tridente Di Rocco con Palompiso al centro. Campobasso, Landi, Laniena, Elefante, Danucci, Capotti, Del Duca, Salim, Leone, Curma, D'Agostini, Vecchione. La partita è molto equilibrata per il momento, sta un gran caldo. Ok, a voi la linea. Ok, grazie, grazie Daniele, ci sentiamo più tardi in caso di aggiornamenti dello stadio Pallozzi di Sulmona, che ospita le gare casalinghe dei Nerostellati Prato, la neopromossa nel girone F di Serie D. Allora, alcuni spunti, uno l'ho dato in precedenza, Brugman, Riccardo, queste parole di Zeman ti hanno colpito o ti lasciano indifferente? Mi lasciano indifferente. Su Brugman sai che tanto lui la pensa in un anche certo perché modo. Oggi lo ha rimesso play. L'ha rimesso play, ma sai che lui è molto eclettico in questo. Invece sono abbastanza, ti dico, seccato da due rinvii di Pigliacelli con sufficienza. Abbiamo consegnato per due volte la palla Cremonese in fase d'attacco. Ecco, questi sono gli errori che non dobbiamo commettere. Proprio sulla fase abbiamo la palla, abbiamo tutto il tempo di mettere la squadra in campo, no, con molta fretta, rimesso la palla per ben due volte e l'ha messa sulla tre quarti dove e queste sono le conseguenze che hanno Paolo, che qui. È successo? Paolo?
Sì, traversa della Cremonese con Pesce. Quando siamo giunti al quinto minuto c'è stata questa conclusione del giocatore proprio di cui stavamo parlando prima, ovvero Pesce, che si era leggermente infortunato. C'è stato questo tiro violentissimo dalla distanza con il pallone che ha colpito in pieno la traversa della porta, difesa da Pigliacelli. Inizio molto aggressivo da parte della squadra guidata da Attilio Tesser, che sta spingendo e schiacciando il Pescara nella propria metà campo, forse direi presumibile, diciamo preventivabile, questo inizio aggressivo della formazione lombarda. Sono 6 minuti di gioco allo stadio Zini, sempre 0-0. Attenzione, ancora la Cremonese in avanti con Piccolo, anticipato da Bovo, che spedisce il pallone in fan laterale. Linea a voi, Riccardo. È il terzo rinvio che facciamo cercando di partire e ricostruire l'azione della nostra difesa quando loro stanno attaccando. Si poteva benissimo con calma sistemare la squadra, la palla in mano al nostro portiere che la poteva benissimo rinviare per ben 3 volte. Non siamo riusciti a sorpassare la metà campo solamente per colpa nostra. Passaggetto orizzontale non serve, Gaston deve verticalizzare rapidamente, grande Boemo, forza Pescara. Forse questo è uno dei principi per cui Zeman vorrebbe dei miglioramenti di Brugman in quella posizione del campo, e forse per questo che ha parlato di un centinaio di passaggi inutili per la funzionalità del gioco del Pescara. Da questo punto di vista, Paolo, questione Brugman, tu come la vedi anche alla luce di queste considerazioni di Zeman? Ma io credo che Zeman voglia stimolare Brugman, non so se questo è il modo giusto per stimolarlo, però credo che sia questo, perché il valore di Brugman per una squadra di Serie B è indiscutibile. Io personalmente l'avevo già detto, non conta tanto il mio giudizio, ma Brugman è evidentemente un regista, chiamiamolo come vogliamo, e assieme a Benali è uno degli elementi più importanti della squadra. Mi stupisce semmai continuare a vedere Benali in panchina, però questa è una valutazione che è soltanto tecnica e tattica. Bisognerebbe capire qual è lo stato mentale di Benali, che evidentemente sognava una Serie A o addirittura di giocare all'estero. Però credo che, insomma, perdere tanti apporti di giocatori e soprattutto disperdere alcune energie con queste piccole ripicche su Brugman, ma anche su Benali, credo che non sia funzionale, soprattutto in questo momento. Poi, diciamo la verità, Zeman è un maestro e credo che con le parole ci giochi tantissimo, e spesso noi giornalisti abbocchiamo. Certo, assolutamente. Intanto c'è il vantaggio del Cittadella sul campo dell'Empoli, l'Empoli di Vivarini, di cui si è parlato in settimana anche per questa telefonata che è stata fatta tra José Mourinho e Vivarini. In realtà il DG empolese Butti che ha contattato Mourinho e poi ha passato lo stesso Mourinho a Vivarini, e sono state parole diciamo simpatiche quelle spese da Mourinho nei confronti di Vivarini. Butti che lavorava all'Inter ai tempi appunto dell'allenatore portoghese. Dunque al momento Empoli sotto in casa col Cittadella, rete di Litteri. Un'altra cosa volevo sottoporvi, prendo le parole di Attilio Tesser pronunciate ieri in conferenza stampa prepartita. Lui ha detto: Zeman è un maestro e non è certo il primo a dirlo, e ha anche aggiunto: noi possiamo soltanto arginare il Pescara, possiamo soltanto arginare la squadra di Zeman, non possiamo fermarli in toto. È quasi come a dire: noi subiremo, dobbiamo farlo il meno possibile, perché il modo di giocare di Zeman comunque ti porta a subire gioco, a subire gol. E poi ha detto Tesser: abbiamo fatto degli accorgimenti per poter essere anche noi molto pericolosi. Cosa si cela dietro queste parole di Tesser, Paolo? Si cela quello che stavo dicendo prima per Zeman, che spesso gli allenatori lanciano delle armi e noi abbocchiamo, perché evidentemente Tesser sta impostando una partita, almeno in questi primi 10 minuti, completamente diversa da quella che aveva preannunciato in conferenza stampa. Francamente mi sto stupendo anch'io di vedere questa Cremonese così all'attacco, perché effettivamente
non mi sembra che Tesser nella sua carriera abbia mai dato questo spettacolo clamoroso nelle partite. Nei primi 10 minuti possiamo dire che la Cremonese sta mettendo sotto il Pescara. Quella che ha fatto Tesser nel prepartita è soltanto la classica pretattica che si fa. Semmai, sto guardando le immagini come insomma molti di noi stanno facendo, credo che sia desolante vedere un campo di Serie B giocare una partita con così poco pubblico, quasi tutto lo stadio è vuoto tranne probabilmente tribune e curve. Eh sì, probabilmente lavori in corso per ristrutturazione di uno stadio che è vecchio, antico, che vecchio, noi sì. Ricordiamo nel anni fa, nelle partite anche in Serie A della Cremonese, anni 80, anni 70, primi anni 90, una squadra che ha una storia importante e ha uno stadio che può raccontare anch'esso di partite gloriose, però uno stadio vetusto che andrebbe ammodernato e magari Lozzini va incontro a un lavoro di restyling per affrontare appunto i campionati di questa era, tra virgolette. Devo dire che oggi la Cremonese presenta questa novità di Piccolo, che è un giocatore che a Lanciano ha fatto molto bene, che alla Spezia probabilmente non ha sfondato fino in fondo, però è chiaro che a Cremona può ritagliarsi uno spazio importante. Un Pescara per il momento che si è visto molto poco davanti, Riccardo. Sì, per il momento sì, la partita nei primi 10 minuti l'ha fatta la Cremonese, diciamo attaccandoci, ma più che un plauso alla Cremonese, diciamo che siamo noi che onestamente per il momento non ci abbiamo messo una nota, insomma. Però sono i primi 10 minuti, forse non ci aspettavamo questo avvio della Cremonese così all'attacco, noi siamo abituati a partire noi attaccando, invece ci hanno messo sotto, noi non siamo stati molto, ci dobbiamo un po' dare una svegliata, insomma i primi 10 minuti onestamente non mi sono piaciuti. Però ieri Tesser aveva detto: veniamo da una sconfitta come quella di Bari, vogliamo riscattarci, partiremo forte. Effettivamente la Cremonese sì, ma vedi, facendo. Ho visto Koulibaly, poi che un uomo gli si è messo davanti, ha perso palla a centro campo, tre rinvii del portiere consecutivi che non ha varcato la metà campo e dandogli la palla completamente a loro, di cui su una di queste azioni hanno preso la traversa. Insomma, dobbiamo stare un pochino più attenti, non è che si può entrare in campo così, mi sembra una squadra entrata in campo deconcentrata. Le scorie della rimonta con l'entello delle ultime tre rimonte? No, magari no, però siamo entrati in campo non totalmente concentrati. Adesso penso che via via con i minuti che passano si rendano conto che stanno giocando una partita importante di questo campionato e credo che insomma, comunque in difesa ad esempio recuperiamo anche Bovo e Codone, è una buona coppia, ci dà anche abbastanza sicurezza, un po' attempata, però insomma una coppia che in una partita così dove ci stiamo difendendo ci dà magari qualche garanzia in più. Okay, però vedi, non dobbiamo giocare in questo modo, vedi, perdere queste palle che non sono veramente pericolose, non possiamo perdere questi palloni. Tanto vediamo anche il nutrito drappello dei tifosi biancazzurri nel settore ospiti, poi magari Paolo ci aiuterà a quantificarli. Vediamo la schermata della Serie B, perché sono arrivati altri gol in apertura di questa giornata. Vi ho detto del vantaggio del Cittadella sul campo dell'Empoli con la firma di Litteri, poi c'è il vantaggio del Bari sulla Ternana, il gol di Sissé, il Bari di Fabio Grosso che prova a tirarsi su dopo un inizio non facile, poi c'è stata la vittoria sulla Cremonese, ora questo successo al momento provvisorio sulla Ternana sempre al San Nicola. L'Avellino è in vantaggio a Novara con la firma di Ardemagni, dunque Novara 0 Avellino 1, 3 i gol segnati in questo pomeriggio per questo inizio di sesta giornata di cadetteria. Torniamo da Paolo Renzetti per altri due minuti. Paolo. Sì, grazie Andrea, tocchiamo il quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 allo stadio Giuseppe Zini di Cremona, avvio arrembante soprattutto nei primissimi minuti da parte della formazione di casa che ha avuto la ghiotta occasione al quinto minuto con Pesce che ha colpito in pieno la traversa, qualche attimo prima era stato Antonio Piccolo prima del limite dell'area di rigore a provare la conclusione con il pallone terminato sopra la traversa, è stato ammonito intanto qualche minuto fa Paolinho per simulazione mentre lo attacca il Pescara, termina a terra Pettinari, il direttore di gara dice che si può continuare, ora resta a terra l'attaccante biancazzurro, è un giocatore della Cremonese, direi opportunamente, sportivamente, va a
depositare il pallone in fallo laterale per permettere ai sanitari della formazione abruzzese di entrare in campo, ma non ce n'è bisogno perché Pettinari si è alzato, va a dire qualcosa al fischietto capitolino, ovviamente chiedendo la punizione che non è stata accordata dal direttore di gara che dicevo aveva ammonito qualche minuto fa all'ottavo per la precisione Paulinho per simulazione, perché nel corso di un'azione d'attacco della formazione grigio-rossa Paulinho era terminato a terra proprio prima del limite dell'area di rigore chiedendo la punizione e invece prendendo il cartellino giallo per simulazione. Attenzione perché attacca ancora la squadra di Tesser, ma c'è un recupero buono di Bovo quasi al limite, poi viene messo a terra Koulibaly, c'è il calcio di punizione in favore del Pescara, è stato Pesce a andare a falciare il giocatore del Pescara, c'è anche il richiamo verbale per l'ex centrocampista di Novara ed Ascoli, c'è il calcio di punizione per la formazione guidata da Zeman. Pescara che ora ha un po' diciamo allentato la morsa della formazione di casa, che nei primi 7 minuti aveva davvero stretto d'assedio la metà campo con la traversa che aveva salvato Pigliacelli sul tiro violentissimo dalla distanza di Pesce. Ancora Pescara in avanti, ancora un fallo commesso questa volta ai danni di Capone, è stato il suo omologo di maglia Almici, anche Almici come piccolo ex giocatore del Lanciano, e dunque c'è il calcio di punizione per la formazione adriatica già battuto con Mazzotta, possesso di palla, pallone per Capone quasi sulla tre quarti, perde il pallone l'ex giocatore dell'Atalanta, può ripartire in avanti ancora in contropiede la Cremonese con Piccolo fra i più attivi, ancora Piccolo, siamo sulla tre quarti di campo, il servizio sulla destra per Arini, il cross di Arini sbagliato, svirgolato, pallone che termina comodamente fra le braccia del portiere Pietracelli che ha già rimesso il pallone in gioco per Zampano, 18° sul nostro cronometro nel corso del primo tempo, non si sblocca il risultato in terra lombarda, Cremona 0-0 tra la formazione di casa e Villa Pescara, linea allo studio. Sì, grazie Paolo, intanto Roma in vantaggio in Serie A, il solito scatenato ed Dzeko per la squadra di Eusebio Di Francesco, un abruzzese che prova a ritagliarsi uno spazio importante dopo gli anni di Sassuolo, ora la grande responsabilità della panchina della Roma. Appena abbassa i ritmi la Cremonese lì, tre teme, scrive da casa questo nostro amico, speriamo che sia così, anche se devo dire che il Pescara sta facendo molta fatica a costruire il gioco. Per ora le contromisure di Tesser funzionano, Paolo, però ritengo che molto dipende anche dal Pescara che non si sta esprimendo ai massimi livelli. Sì, devo dire che anche questa finora è una partita molto brutta da vedere, esattamente come è stato qualche giorno fa contro l'Entella, no? Quando soprattutto nel primo tempo facevamo fatica anche a commentarla. È una partita molto brutta. Guarda, è troppo presto per dire delle cose che poi possano essere davvero attendibili, però io ho l'impressione che le squadre di Zeman siano un po' diverse dalle squadre di Zeman che ci ricordiamo negli anni, 10 anni fa, 15 anni fa, ma anche 7-8 anni fa o l'ultimo Pescara. Io ho l'impressione che qualcosa sia cambiato anche nel modo di far giocare le squadre. Certo, sfugge a questa mia dichiarazione il continuo essere rimontati, ma sai, sono tre rimonte subite, auguriamoci che non sia più così. Io ho l'impressione che si stia un po' omologando alle altre squadre, però può essere che mi sbagli. Intanto riprendiamo anche la buona abitudine dei tweet con l'hashtag Cremonese Pescara, abbiamo visto uno Zini nei settori agibili pieno, grande curiosità per Zeman, ha scritto l'utente che ha postato quella foto. Però prima... è lo stadio bruttissimo, nel senso che è lo stadio vecchio, esattamente come ce ne sono tantissimi, quello di Cremona ancora di più, però è la situazione degli stadi in Italia che poi allontana la gente dal campo vero e proprio e favorisce sicuramente il calcio televisivo, non che ci dispiaccia, però voglio dire, da un punto di vista, certo, se io fossi un dirigente del calcio saresti preoccupato di questo, certo, esibire quello spettacolo in un teatro del genere che non è
è degno. Sì, sì. Peraltro ricordo anche delle interviste che tu hai fatto al presidente del CONI Malagò, che è stato in Abruzzo, sì, dove si è parlato anche molto di impiantistica, della necessità di investire per cercare di rinnovare. È una situazione disastrosa quella degli impianti. Secondo le statistiche del CONI, hanno fatto un censimento. Tu pensa che in Abruzzo il censimento addirittura mancava da 20 anni. Poi in Italia chi più chi meno comunque ha fatto passare sempre molti anni. La situazione degli impianti sportivi in Italia è disastrosa. È uno degli sport maggiormente penalizzati da questa situazione è il calcio, che in questo momento, da sempre devo dire, è lo sport nazionale italiano. Certo, intanto c'è un calcio di punizione per la Cremonese. Allora Paolo, raccontaci solo questo calcio di punizione. Grazie, grazie all'amico da casa peraltro. Paolo. Sì, è stato atterrato Cavion, il fallo è stato commesso da Coda, che il primo giocatore ammonito nel Pescara è finito sul taccuino dell'arbitro Fornò di Roma, e dunque dopo il cartellino giallo per Paulinho è arrivata l'ammonizione per il difensore del Pescara, Coda, che deve stare attento. Punizione per la Cremonese, la battuta dai 18 metri tentata dal numero 10 della formazione di casa Paulinho, la respinta della barriera, poi pallone conquistato da Figliacelli, catturato, che ha già effettuato il rinvio per cercare di approfittare della velocità di Capone, che tra due avversari termina a terra. C'è il calcio di punizione per il Pescara. Andrea, se tu sei d'accordo, direi di attendere la battuta di questo calcio da fermo per la formazione di Va bene, seguiamo, seguiamo a ridosso seguiamo della panchina della Cremonese, dunque piuttosto lontani dalla porta difesa da Uicani, però occasione d'attacco per il Pescara, una delle poche fino a questo momento, quando siamo giunti al 22esimo minuto del primo tempo, dunque tocchiamo la metà della prima frazione di gioco, non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 tra Cremonese e Pescara. Sul pallone c'è Bovo che si carica della battuta di questo calcio di punizione, ci sono 4-5 giocatori del Pescara al limite dell'area di rigore, pallone che filtra, colpo di testa di Coda, pallone che termina abbondantemente sopra la traversa, dunque nulla di fatto, 22esimo allo Stadio Zini, 0-0 tra Cremonese e Pescara, linea a gol. Grazie, allora andiamo con la schermata di Serie B perché sono arrivati altri gol, allora raccontiamoli. Bari Tirana 2-0, eccolo il gol di Improta, davvero un inizio di stagione strepitoso per il giocatore visto anche un anno a Lanciano. Bari Tirana 2-0, Sissé Improta, poi sullo 0-0 Brescia Foggia e Cremonese Pescara, Cittadella sempre avanti a Empoli con Litteri, Avellino sempre avanti a Novara con Ardemagni, la Salernitana ha sbloccato la situazione alla Recche contro lo Spezia, gol di Rodrigo. Sullo 0-0 il big match Perugia Frosinone, poi Entella Carpi e Venezia Parma, che è un remake della sfida che lo scorso anno infiammò il girone B di allora la chiamavamo Lega Pro, ora è tornata a chiamarsi Serie C, poi alla fine il Venezia ebbe la meglio in campionato classificandosi al primo posto, il Parma di D'Aversa è riuscito a vincere poi i playoff e a guadagnare la Serie B. Ha scritto prima un amico da casa, Riccardo, perché Zeman insiste con Mazzotta, che è un disastro difensivamente, se non ricordo male Giustino ce lo ha chiesto, intanto Stadio Vecchio ma presidente pieno di soldi a differenza del nostro, ma sappiamo come a Pescara ci sia in una fase forse embrionale, ma una progettualità per un nuovo stadio, visti i problemi legati ai vincoli per quanto riguarda lo stadio adriatico Cornacchia, qualora si vuole cercare di ammodernarlo, ma c'è una problematica di vincoli, allora in fase embrionale c'è cioè la progettualità comunque di un nuovo stadio. Comunque della Cremonese è pieno di soldi, sì. Perché di quello si parla, di una società che ha grandi prospettive, magari a livello di squadra è una squadra normale, però la società pare che sia davvero dotata. Stavo dicendo, se non sbaglio Giustino ha scritto con un messaggio, perché si ostina Zeman a far giocare Mazzotta? Ma guarda, probabilmente perché ha detto che Balzano non è ancora pronto e quindi ha questo esterno e gioca con Mazzotta. Quindi Zeman ha fissato le coppie, perché sappiamo bene che nell'anno di Oddo Crescenzi giocava stabilmente a sinistra, sì. Zampano a destra, quindi ci sarebbe la soluzione anche Crescenzi, che ha giocato 3 partite da titolare. Ma vuoi, non può più fare l'alternanza con Zampano. Vuole continuare con l'alternanza di Zampano. Intanto, ma io credo però scusami, che... big match che si sblocca con il Perugia in vantaggio al 23esimo del primo tempo sul Frosinone, a te. Credo il discorso dell'alternanza del terzo è perché sono convinto che lui Zampano la voglia mettere sul mercato a gennaio e quindi vuole farlo arrivare un po' in condizione, perché credo che
dei due gli piace più Trescenzi in questo momento, e quindi Zampano forse ha più mercato e lo fa giocare dandogli qualche chance per metterlo sul mercato poi a gennaio. Non credo che noi arriviamo con questi quattro esterni dopo il mercato di gennaio, perché sarebbe troppo e perché i ragazzi poi alla fine vogliono giocare. Balzano è stato preso, non ha fatto un minuto. Mazzotta è in fase offensiva, a me non dispiace, in fase difensiva purtroppo è un po' un problema, e ho capito, però lui fa il terzino, non è che gioca alto, gioca basso, e quindi alla fine deve anche difendere, ma il campionato italiano ce ne ha offerti tanti di terzini che non difendono. Mi ricordo quando l'Inter prese Roberto Carlos, che era un terzino, ma poi venne venduto, non so ancora, mi domando ancora da chi, da Oxon, perché diceva, Carlos, appunto, perché non difendeva, è stato venduto e giocava terzino, e quindi questo è un po' il fatto che Mazzotta non difende, perché è un po' un piccolo Roberto Carlos, lui gioca solamente davanti. Ecco, il problema è questo, mi riallaccio al discorso fatto dall'amico da casa, da Giustino. Difensivamente Mazzotta ha dei problemi, però almeno compensa con una fase offensiva molto buona, perché è un giocatore di spinta che mette dentro, sì, buoni cross. In realtà la sensazione è che negli ultimi impegni Mazzotta sia mancato anche in fase offensiva. Quindi se tu difensivamente sei sempre lo stesso e hai delle carenze, delle pecche, vedasi su tutte le azioni, quella del gol del 2-1 dell'Entella, se poi neanche in attacco dai quello che invece è nelle tue corde, allora veramente verrebbe da chiedersi perché Zeman insiste con Mazzotta. Non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa su questo. Guarda, mi hai praticamente tolto le parole di bocca, perché effettivamente sulla carta è quello che stiamo dicendo noi, cioè che Mazzotta è un difensore che spinge, però in realtà francamente io non so se l'ho visto qualche volta in questo campionato spingere. In teoria sarebbe così. Ora bisogna capire per quale motivo ci sono giocatori importanti che o sono stati presi o sono rimasti sul groppone a livello di organico della società, però sono in panchina. Questo bisognerebbe capirlo. Certo che, senza voler dare delle colpe particolari a Mazzotta, perché non è che se il Pescara subisce le rimonte la colpa è di Mazzotta, soltanto sua. Succede qualcosa? Gol annullato alla Cremonese per fuorigioco, Andrea. È stato... Si può parlare neanche di gol annullato, perché la bandierina del primo assistente si era alzata prima che il pallone terminasse in rete. Tra l'altro, a mio avviso, proprio qualche attimo prima del gol della palla in rete era stato commesso fallo ai danni di Pigliacelli. Il pallone è terminato in rete, ma era stato ampiamente fischiato prima il fuorigioco del giocatore che poi è andato a concludere. Dunque punteggio che resta sullo 0-0. Allora, non si può, ripeto, parlare. Torno da te, Paolo, torno da te tra pochissimo. Facciamo chiudere questo discorso a Paolo e Riccardo. Stavamo parlando di Mazzotta. Sì, no, io stavo concludendo dicendo che non è che adesso la colpa è tutta quanta di Mazzotta se noi subiamo delle rimonte, certo, o se ci sono dei problemi. Però la domanda nasce spontanea in questo caso, cioè se i difensori anche titolati, quotati, ben pagati che abbiamo in panchina sono in una condizione ben peggiore di quella di Mazzotta? La mia è una domanda, faccio fatica a crederlo. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa o sei allineato? No, sono parole? Abbastanza allineato, però credo che in questo momento non abbia alternativa, perché lui ha dichiarato che Balzano non è pronto, e probabilmente aveva ragione anche Andrea a mettere Trescenzi dall'altra parte, ma quest'anno si è fissato con le due coppie Trescenzi, Zampano, Balzano, Pezzotta e Mazzotta, e quindi credo che poi lui, quando si fissa in questi modi e in questi termini, se un po' l'ho capito, è molto tosto, talebano, sì, e quindi non credo che cambi. Vedremo un attimo. Qualcuno direbbe integralista, tu. Boh, integralista, talebano, insomma, il senso è un po' ottuso anche, passa anche questa parola. Insomma. Allora, torniamo da Paolo Renzetti, 3 minuti, Paolo, vai. Sì, grazie, sono 29 minuti di gioco nel corso del primo tempo, non si sblocca il punteggio, il risultato di 0-0, si è un po' placata, bisogna dirlo, Andrea, diciamo la furia della formazione di casa che, come dicevo anche prima,
nella primissima parte di questo primo tempo aveva messo in grossa difficoltà la formazione adriatica, ma dobbiamo essere onesti, Pescara non è mai riuscito a concludere in porta. Forse per la prima volta in questa stagione il Pescara sta palesando questo pomeriggio allo Zini di Cremona anche dei problemi in fase avanzata, perché avevamo visto sempre un Pescara comunque propositivo e pericoloso. Attenzione, c'è questo cross in area di rigore di Koulibaly, l'anticipo su pettinari di un difensore della Cremonese, Marconi, che va a spedire il pallone in calcio d'angolo, e c'è il primo tiro dalla bandierina in favore della squadra guidata da Zeman, che non si è mai alzato dalla panchina a dire il vero, evidentemente tranquillo, nonostante qualche pericolo corso dalla formazione pescarese in questo primo tempo. Intanto è stato battuto il calcio d'angolo dal Pescara, ma vediamo che viene spedito il pallone in fallo laterale, c'è una rimessa per il Pescara, forse un cambio di pallone, non si capisce bene cosa è accaduto. Comunque rimessa per i biancazzurri, che continuano a stazionare nella metà campo della Cremonese. Poi Zampano non riesce a superare un avversario con la sfera che termina direttamente sul fondo. Dunque nulla di fatto con il Pescara, che continua ad avere problemi anche in fase d'attacco. Quando abbiamo superato da 35 secondi la mezz'ora, dunque 31esimo in corso allo stadio Zini, ricordo il parziale di 0-0, ricordo anche gli ammoniti, uno per parte. Si tratta di Paulinho nella formazione grigio-rossa e di Coda nel Pescara. A proposito di ammonizioni, ricordiamo che è in diffida Koulibaly, che ha è stato ammonito per 4 volte fino ad oggi. Dunque al prossimo cartellino giallo per lui scatterà la squalifica per la successiva gara. Questo per quanto riguarda i provvedimenti, eventuali provvedimenti disciplinari del giudice sportivo. 32esimo in corso, anche il caldo si sta facendo sentire, soprattutto tra i giocatori di casa, che dopo l'inizio arrembante, dopo aver profuso un grande impegno, un grande sforzo fisico nei primi 20-25 minuti, che ora si sono un po' placati, e c'è questo contropiede del Pescara sul settore di destra, attacca la formazione di maglia biancazzurra, c'è questo cross completamente sballato di Del Sole con il pallone che termina fra le braccia del portiere Uicani. 32esimo. Paolo, scusami, hai la sensazione che Brugman e Valsania siano un pochino fuori il gioco, perché sto notando diversi palloni giocati da Koulibaly sul fronte di destra, ma la palla mi sembra circoli non tantissimo per i piedi di Brugman e Valsania, non so se è una mia sensazione. No, hai visto bene, hai centrato bene, soprattutto da parte di Brugman, perché Valsania sta dando una mano anche in difesa. Qualche minuto fa aveva recuperato un pallone importante all'interno dell'area di rigore, aveva tolto, aveva sradicato dai piedi di un avversario un pallone che poteva essere pericoloso. Brugman invece un po' tagliato fuori effettivamente dal gioco, e Koulibaly molto attivo, qualche errore da parte del senegalese, ma anche tantissimi i palloni giocati fino a questo momento. Attenzione, perché c'è ancora Arini per la Cremonese, il servizio sulla sinistra per Renzetti, il cross del terzino della Cremonese, pallone a campanile, nessun problema per Pigliacelli. 33esimo a Cremona, 0-0 tra Cremonese e Pescara. Linea a voi. Grazie, avete pure voi la stessa sensazione o no? Partita bruttissima. Ebbene, partita bruttissima, la verità, in colore. Mi sta venendo anche un po' sonno. quindi partita, guarda, resisti che poi abbiamo un po' di caffè. Magari. Partita bruttissima. Non so se era la più brutta, io penso, sì, penso io, finora, no? E come diceva Paolo Renzetti, la Cremonese anche sta pagando qualcosina, perché i primi 10 minuti, 15 minuti li ha giocati in attacco con aggressività, dopodiché anche la Cremonese è scesa, il Pescara prova a fare qualcosa in avanti rispetto ai primi minuti, ma con tanta imprecisione. Riguardo a Brugman, è vero, oggi è abbastanza fuori dal gioco, adesso ci sta provando con un tiro dalla distanza, ma complessivamente Brugman finora, sai che poi Tesser è anche un allenatore all'italiana maniera, probabilmente conosce come conoscono in molti le squadre avversarie, ed è andato a mettere un uomo proprio dritto su Brugman per impedirgli di giocare tanti palloni. Finora ci sta riuscendo.
Beh, Tesser peraltro è un allenatore che in linea di massima gli obiettivi li centra, poi anche lui ha avuto delle stagioni magari meno eccelse. Un allenatore concreto. Però ricordiamo anche le promozioni con il Novara, arrivando fino anche alla Serie A, le salvezze con la Ternana. Lo scorso anno in un campionato altamente competitivo come il Girone A di Lega Pro, con una squadra che sembrava ormai prossima al dominio come l'Alessandria, invece Tesser, la sua Cremonese, hanno rincorso, non hanno demorso e alla fine sono riusciti addirittura a vincere il campionato, arrivando a pari punti con l'Alessandria, ma avendo ragione per via dello scontro diretto, dunque della classifica avulsa. È un allenatore tosto, di quelli che insomma fanno risultato. Mazzotta lo conosciamo da tempo, ha sempre fatto male a Pescara, si parlava di cessione e poi ha fatto bene il precampionato. Sì, è anche poi giusto ascoltare un po' le indicazioni del precampionato, perché Pettinari, che ha fatto 7 gol in queste prime 5 giornate, oggi siamo alla sesta, e anche lui è un giocatore che ha fatto benissimo nel precampionato, ma si parlava di lui come un partente. Certamente era Ganzi il giocatore copertina, il giocatore da mettere al centro del tridente. Poi Pettinari ha fatto un grande precampionato, ha continuato a segnare anche in Coppa Italia, ha debuttato in campionato con 3 gol, e come lo fai a tenere fuori? Lo stesso Zeman ha detto l'altra volta, ecco, secondo tempo segna Ganzi, chissà, magari, se sia così. Però faccio presente che è difficile, lo ha detto anche Zeman, togliere un attaccante quando è così caldo e segna così tanto. Vero è che a Salerno lo si è visto poco, se non per il gol molto facile. Contro la Virtus Entella lo si è visto altresì molto poco. La cosa migliore è l'assist filtrante per Capone al 91esimo, sull'occasione avuta dallo stesso Capone proprio in pieno recupero. E anche oggi Pettinari lo si sta vedendo molto poco. Se continua così, magari una chance per Ganza al centro dell'attacco potrebbe anche essere data, però parliamo sempre di togliere quello che allo stato è il capocannoniere del campionato, Paolo. No, ero preoccupato anche per un messaggio che era arrivato, perché dite a Paolo Sinibaldi perché lui sa perché il Pescara pareggia. Io non lo so, francamente. magari scrivetemelo in privato, non lo so. C'erano anche le faccine. Sì, che... c'erano le faccine, ma non lo so in realtà il motivo per cui il Pescara pareggia. Io non so nulla in questo momento, perché mi sembra anche strano vedere il Pescara giocare in questa maniera. Attenzione, sta prendendo piede rispetto ai primi minuti in cui è stato schiacciato completamente dalla Cremonese. Tutto questo mi potrebbe far pensare che la Cremonese forse ha dato via la fiammata iniziale, però sinceramente non so nulla di questa partita. Francamente io non ci ho capito finora nulla, non ho capito neanche alcune scelte di formazione, non ho capito bene quello che si sta facendo. Poi riguardo anche a Pettinari, tu l'hai definito un attaccante caldo, cioè un attaccante che deve, giustamente è impossibile in questo momento pensare, sì, cioè è chiaro, no? È l'attaccante copertina del Pescara. Però ti dico la verità, Pettinari, a scanso di ogni tipo di equivoco, perché si fanno sempre i paralleli, i paragoni con la precedente promozione del Pescara, Pettinari non è immobile. Pettinari è un buon giocatore che comunque sia, semmai mi ha stupito vederlo segnare così tanto nelle prime giornate. È un buon giocatore, sinceramente, ma non mi pare che possa essere l'immobile della situazione che ti svolta il campionato. Penso io, non lo so. È condivisibile. Ci parlano di restyling necessario non solo per gli stadi ma anche per Zeman, ma io penso che a 70 anni un restyling Zeman ormai non lo farà più. Vuoi aggiungere qualcosa? No, che quando hai difficoltà in attacco puoi anche far giocare Ganze e Pettinari insieme, non è un insulto, non è un insulto. Chi metti sulla fascia? Chi metti da esterno? Te l'ho già detto, puoi mettere Ganze, secondo me, a parte che tutte e due nelle squadre precedenti, e mi sono informato, hanno giocato sulla fascia in alcune partite, quindi non è vero che sono tutte e due centrali. Ganze può anche provare a giocare esterno, può giocare esterno anche Pettinari, anche perché proprio l'anno scorso quando ha giocato anche da esterno, quindi voglio dire, non è che per forza uno deve giocare a punta centrale, possono giocare anche in due vicini davanti, non succede niente. Davanti, ma vuol dire che Zeman dovrebbe derogare da un... ma no, non lo farà mai. Perché guarda, ti dico una cosa, guardavo prima
ero di là, vedevo il televisore di Sky e vedevo le formazioni e ho visto che questa sera l'Inter gioca con Icardi ed Eder. In certe partite, magari, anche se Spalletti non crede molto in, come Zeman, in questo diciamo doppio attaccante, in questa partita lo prova. Non è detto che non possa giocare insieme. Dovrebbe giocare al posto di João Mario, quindi dietro Icardi. Ma esatto, ma può giocare anche Ganz. Ma chi l'ha detto che, io ripeto, nel gioco del calcio, e Ganz i piedi buoni li ha, devono giocare quelli che hanno i piedi buoni. Come lui dice che Benali, lui non lo vede in un certo punto, lo vede assolutamente assolutamente in un altro, infatti è fuori. Io ti dico, vai, lui lo fa per professione, io lo faccio più per passione, ti dico, ma chi ha detto che Ganz non debba mai esordire e giocare? Proviamo anche questa, visto che in fase offensiva una valutazione tecnica, lui è una valutazione tecnica, Ganz è un centravanti come Pettinari e come Cappelluzzo, ci sono tre potenziali pretendenti a quella maglia. Sì, ma anche Cappelluzzo è uno che può benissimo giocare sulla fascia, perché ha giocato sulla fascia in Cappelluzzo. Cioè non è detto che tu non possa in una partita provare a giocare con due attaccanti che magari sono tutti e due, secondo la sua filosofia, attaccanti centrali, cioè il centro boa, uno lo puoi mettere un po' più esterno e puoi provare a giocare così lo stesso. Non è che casca il mondo se fai delle prove, anche perché Ganz, a mio avviso, è uno che il gol li fa, i gol li ha sempre fatti. Non finisce mica il cielo. Allora, vi dico io a voce qualche altro aggiornamento, perché il Brescia è in vantaggio sul Foggia con la rete di Caracciolo al 39esimo. Mentre vi dico che il gol del Perugia in precedenza era stato segnato da Di Carmine. In Serie A la Roma ha raddoppiato sull'Udinese con il Faraone El Shaarawy. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea. C'è stata qualche istante fa un'occasione per Paulinho che ha chiamato il portiere del Pescara ha un salvataggio in calcio d'angolo, dunque è importante in questo caso la parata di Pigliacelli. Siamo al 41esimo nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0. In precedenza c'era stata una conclusione al 38esimo per il Pescara di Brugman con il pallone dai 25 metri che è stato scagliato dal giocatore uruguaiano con la sfera terminata sopra la traversa. Qualche istante fa in area di rigore tiro debole di Pettinari, nessun problema per Uicani. Ancora il calcio d'angolo per la Cremonese con il Pescara, difensori biancazzurri che riescono a rinviare il pallone, ma ancora la squadra di casa che per un attimo con Pesce recupera la sfera, sbagliato poi il tocco di Pesce che intendeva servire un compagno, nella fattispecie Albici, tocco sbagliato, pallone in fallo laterale, dunque rimessa affidata alla formazione allenata da Zdenek Zeman. Sempre nel periodo non collegato c'è da dire che solo al 34esimo minuto di questo primo tempo, e dunque 8 minuti fa, c'era stata la prima conclusione verso la porta, nello specchio della porta di Uicani, e conclusione ancora di Brugman che, diciamo, rispetto a qualche minuto fa, scusate il gioco di parole, diciamo è un po' più vivo nella manovra biancazzurra. Dicevo, c'è stato questo tiro dalla distanza di Brugman, una conclusione centrale che non ha creato problemi all'estremo difensore albanese della Cremonese. Siamo entrati nel corso del 43esimo minuto di questo primo tempo, dunque due primi al termine. Dimmi tu Andrea se dobbiamo andare fino alla fine o se devo restituire la linea allo studio. Ok, riprendiamo qui dallo studio un attimo prima di vivere con te gli ultimissimi minuti. Poco fa una parata importante di Pigliacelli, Paolo, perché è tenuto distinto con quella mano di richiamo a fermare il tiro di Paulinho. Sì, no, quella è una parata importante perché è stato un intervento decisivo. Precedentemente però bisogna dire che il Pescara, io credo che il sorriso anche mio e tuo, Riccardo, mi riferisco a te, durante il contropiede clamoroso che ha subito il Pescara, perché dopo il tiro di Brugman in pochi secondi ci siamo ritrovati con la Cremonese dall'altra parte che ha infilato completamente la fase difensiva del Pescara e poi ha costretto Pigliacelli a un intervento miracoloso. Altresì, e poi ti passo la palla, Brugman negli ultimi minuti, lo sentivo anche da Paolo Renzetti, è vero, è più nel vivo del gioco. Il risultato a Sulmona, andiamo da Daniele Formichetti. Daniele. Salve, intervengo qui da Sulmona, dal Pallozzi, per segnalare il vantaggio dei nerostellati.
quasi al 45esimo con una bellissima incursione del terzino Giallonardo. Quindi Nero Stellati 1, Campobasso 0. Come è stato il primo tempo finora, Daniele? Guarda, una partita molto equilibrata. All'inizio era partita molto meglio il Campobasso, pian piano la matricola Nero Stellata è uscita. Infatti adesso sta partendo un pericoloso contropiede dei Nero Stellati, in cui Marco Palombizio non è stato recuperato, stava trovando da solo davanti al portiere del Campobasso. Quindi ci dicevi che Campobasso meglio all'inizio, poi sono usciti fuori Nero Stellati. Sì, sono usciti meglio, sono scrollati un po' di dosso la paura dopo gli ultimi risultati non troppo confortanti. Ok, dunque 1-0 rete di Giallonardo, ok? A lei. Grazie Daniele. Allora andiamo da Paolo Renzetti perché è in corso l'ultimo minuto del primo tempo. Paolo. Sì, siamo giunti Andrea al 45esimo sul cronometro 44:40, dunque 45esimo in corso, vedremo se ci sarà il recupero, crediamo che per l'infortunio capitato all'inizio o corso all'inizio di partita a Pesce possano esserci uno o due minuti di recupero. Intanto c'è il rinvio di Pigliacelli, pallone in area di rigore per Del Sole che è costretto ad uscire, il tentativo di cross del gioiellino del Pescara di proprietà della Juventus, poi Koulibaly che allarga il gioco dalla parte opposta, pallone per Balzanini in area di rigore, il cross di Balzanini all'intervento di petto di Arini che spedisce il pallone in calcio d'angolo e dunque questo primo tempo si concluderà presumibilmente con questo tiro dalla bandierina in favore del Pescara quando mancano 30 secondi al termine della prima frazione di gioco. 0-0, direi che al Pescara può star bene così perché le occasioni più importanti le ha avute sicuramente la formazione di casa con Paulinho. Intanto battuto il calcio d'angolo, cross tiro telefonato, se così lo possiamo chiamare, di Capone all'interno dell'area di rigore. Nessun problema per il portiere Uicani che attende qualche attimo per il rinvio, beccandosi i brusii di disapprovazione del pubblico di casa. È scaduto il nostro cronometro, il minuto di recupero. Crediamo che sul tocco del portiere albanese della Cremonese arriverà il doppio fischio di Furnò. E proprio così si chiude il primo tempo allo stadio Giuseppe Zini di Cremona sul risultato di parità senza reti. Cremonese 0, Pescara 0. Meglio la formazione di casa, soprattutto nei primi 15-20 minuti. Grande protagonista nel finale è Pigliacelli che ha negato il gol a Paulinho. Ricordo anche gli ammoniti, uno per parte. Paulinho, lo stesso Paulinho della Cremonese, e coda nella formazione adriatica. Pescara opaco in questo primo tempo in terra lombarda. Linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. Allora possiamo tracciare un resoconto, anche se ne abbiamo parlato. Forse non c'è tantissimo altro da aggiungere. Diciamo che le occasioni migliori a inizio e fine frazione, le occasioni migliori sono state quelle della Cremonese, Riccardo. Dobbiamo darci una svegliata. Questa partita, noi sembra che stiamo dormendo, non siamo in partita, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo addirittura sulla parata di Pigliacelli su Paulinho, eravamo 4-3, quindi becchiamo anche le ripartenze. Quindi devo dirti la verità, lo 0-0 per me con questo Pescara è un ottimo risultato, perché veramente non abbiamo fatto un tiro in porta, sembriamo un po' imbambolati, sembriamo stanchi, però devo dire che hanno giocato anche loro, non è che loro non hanno giocato, sembriamo stanchi e non lo so, se non cambiamo registro, onestamente questa partita non la vedo bene, perché non possiamo in 45 minuti varcare poco la metà campo e soprattutto non tirare mai in porta. Se non tiriamo in porta non vinciamo mai le partite. Poi insomma parliamo di una squadra di Zeman, fa strano dire che l'attacco non si sia fatto nulla in questa partita. Tu è davvero, adesso quando esce il tabellino nello specchio della porta tiri Zeman. È vero, c'è quel tiretto di Pettinari prima dell'occasione di Paulinho, quello non è un tiro in porta, poi una conclusione di Brugman a fil di traversa e nulla più. Non stiamo parlando di nulla, soprattutto per una squadra di Zeman non stiamo parlando di nulla. Paolo. Il peggior primo tempo del campionato in corso, peggio anche di quello contro l'Entella di qualche giorno fa, in quel caso giocavamo in casa, in questo caso giochiamo in trasferta. Mi sembra un primo tempo
tra due squadre abbastanza stanche. Certo la Cremonese ci ha provato di più, soprattutto nei primi 15-20 minuti. Poi il Pescara ha preso qualcosa a livello di campo, ma senza mai essere pericoloso. Spettacolo zero, due squadre che in questo momento stanno meritando lo 0-0, anzi forse lo 0,5-0, perché ai punti meriterebbe la Cremonese. Qui dice: chi ha definito Galeone più elastico non ricorda la sconfitta sul Milan 4-2 per noi, e poi ci fu la rimonta del Milan, e non ricorda la sconfitta sull'1-0 per noi al 37esimo secondo tempo con doppietta di Casagrande. Non so se si riferisce a una partita con il Torino, però chi non ricorda quel Pescara Milan? Elastico o no? Più elastico o no? Chi tra i due lo è? Tra Zeman e Galeone? Forse nessuno dei due, no? Non so, vi volete mettere in mezzo a questo ginepraio? No, vabbè, ginepraio secondo me è un po', cioè concettualmente è un po' più elastico Galeone di Zeman, concettualmente, filosoficamente è un po' più elastico Galeone, che in qualche rara occasione della sua carriera ha anche, nella parte derogato al principio del 4-3-3. Non dimentichiamo che il Galeone degli ultimi periodi della sua carriera da allenatore con l'Udinese, Galeone giocava anche con un 3-5-2, cioè Galeone giocava con le due punte, cioè quindi Galeone ha cambiato poi nel corso della sua carriera la sua filosofia, non dico di spettacolo, ma tattica sì. Zeman invece no, assolutamente integralista o talebano, come diceva Riccardo Clinco poco fa, quindi io a livello di elasticità direi Galeone più elastico. Scriveva prima un amico, che intanto stiamo vedendo la partita su Sky, Riccardo, stanno dormendo, anch'io sto vedendo la partita e sto dormendo, diceva un altro amico da casa: Cappelluzzo quest'anno non fa neanche una partita, idem, è stato usato un altro termine che insomma non ci piace perché i giocatori vanno comunque rispettati, Lattelat, però Lattelat è in questo momento indisponibile, quindi è il periodo del Casagrande ad Ascoli, grazie all'amico da casa, Lattelat è in questo momento infortunato, non è ancora valutabile. Cappelluzzo non riesce a giocare Ganz, figuriamoci Cappelluzzo che è il terzo, parliamoci chiaro, di questa lista di centravanti, Riccardo. Sì, guarda, abbiamo parlato prima, io ti ho detto come la penso, io credo che una squadra che non tira in porta abbia anche altri giocatori a disposizione, e ti dirò di più, ci sono altri cambi che io vedrei in questa partita, al di là dell'attacco, perché Capone in questa partita purtroppo non lo sto vedendo neanche dall'altra parte, del solo un po' sottotono, sono un po' tutti sottotono. Ma forse la cintola in su? Oggi direi poca roba, e cosa devo dirti? Si può anche sopperire magari cambiando anche qualcuno al centrocampo, ad esempio Benali lo mettere dentro, che è quello che può dare, perché ha il mezzo, perché ha qualità tecniche diverse e comunque nel breve ha anche un po' di spunto per saltare l'uomo, può servire. Infatti mi riallaccio a quello che diceva Paolo prima, l'esclusione di Benali onestamente è un po' particolare, perché stai escludendo la persona che con Brugman sono le persone che hanno, non ti dico, ma i piedi migliori. Caffè latte, Reonico. O sì. C'è dell'altro, Riccardo, cioè se magari c'è qualcosa legato alla mancata cessione di Benali, io non lo so, perché se dobbiamo parlare tecnicamente e tatticamente non mi pare una decisione azzeccata quella di tenere Benali in panchina, ma sei d'accordo con me? Immagino. Assolutamente, io voglio dire che io ho avuto modo di parlare con Benali e lui era contento di rimanere a Pescara ed era molto entusiasta, quindi non credo che ci siano problemi per quanto riguarda il ragazzo, questo te lo garantisco. Ma comunque volevo risponderti alla ginepraio che hai detto tra Zeman e Galeone. Allora, per me i due allenatori non sono veramente compatibili, non sono simili, perché possono essere simili in certe fasi delle partite con questo 4-3-3 così avanzato, però Galeone si copriva molto di più di Zeman, in certe partite Galeone si è coperto molto di più di Zeman. Io ti dico, il 3-0 col Frosinone, Galeone secondo me quella partita non l'avrebbe persa, non avrebbe pareggiata. Non l'avrebbe pareggiata, non è una critica verso Zeman, però visto
visto che tu mi fai la domanda tra Zeman e Galeone, io dico no, trovo delle differenze. È più elastico Galeone. È più elastico Galeone, perché Galeone secondo me quella partita non l'avrebbe persa. E non è, ripeto, mancanza di rispetto verso qualcuno se da alcune partite il tuo credo, perché quella partita ti dà delle altre certezze, cambiare il tuo modulo. Perché? Perché è intelligenza fare così, non è l'opposto. Se tu cambi è perché vedi che in quel momento devi cambiare, non è che essendo ottuso, essendo integralista, ottieni il risultato, perché per il momento hai sempre ottenuto il risultato opposto. Allora, schermate rapidamente perché dobbiamo andare in pubblicità ed è già tardi. In Serie A, Roma Udinese 3-0, Dzeko e poi doppietta di El Shaarawy. Ecco qui la situazione in Serie A, alle 18 Spal Napoli. Vediamo la Serie B con questi finali di primo tempo: Bari Ternana 2-0, Sissei in Prota, Brescia Foggia 1-0, Caracciolo, Cremonese Pescara 0-0, Empoli Cittadella 0-1, Litteri, Novara Avellino 0-2, doppietta di Ardemagni, Perugia Frosinone 1-0, Di Carmine, Salernitana Spezia 1-0, Rodriguez e poi 0-0 sia Entella Carpi sia Venezia Parma. Pubblicità, rientriamo tra poco per il secondo tempo. La seconda parte di Diretta Stadio che riprendiamo, vi do subito un aggiornamento in Serie D perché il Campobasso a Sulmona pareggiato, dunque Nero Stellati Campobasso 1-1. Tra poco ci colleghiamo con Daniele Formichetti al Palozzi, però prima un minuto da Paolo Renzetti perché è già ripreso il secondo tempo allo Zini. Paolo. Sì, è ripreso il secondo tempo da un minuto, Andrea, sul risultato ovviamente di 0-0. Non ci sono state sostituzioni per quanto riguarda questo avvio di ripresa, dunque stesse formazioni, stessi 11 del stessi 22, pardon, del primo tempo, con il team di casa allenato da Tessari che si schiera con Lucani in porta, poi Renzetti, Canini, Marconi dal Micin in difesa, Cavion, Pesce e Darini sono i tre centrocampisti, Piccolo il trequartista con Brighenti e Paulinho di punta, il Pescara il 4-3-3 che vede Pigliacelli in porta, Zampano, Bovo, Coda e Mazzotta in difesa, Koulibaly, Brugman, quest'oggi Play e Balzania a centrocampo, Del Sole, Pettinari e Capone da destra verso sinistra, i tre attaccanti, ricordo anche gli ammoniti che sono uno per parte, Poligno nella Cremonese e Coda nella formazione adriatica. Inizio di ripresa che non ha visto grandi emozioni, c'è però la Cremonese che, così come nel primo tempo, ha iniziato in attacco questa seconda frazione di gioco. Terzo minuto in corso sul nostro cronometro, sempre 0-0 allo stadio Giuseppe Zini per Cremonese e Pescara. A voi. Grazie, intanto sempre in Serie B, pareggio del Foggia al Rigamonti contro il Brescia, ma andiamo a Sulmona dove sono accadute un po' di cose in questo inizio di ripresa. Daniele Formichetti. Salve, allora siamo al decimo del secondo tempo, inizio di ripresa veramente coincitato, al terzo va in rete, pareggia il Campobasso con una clamorosa autorete del centrocampista nero stellato Pacella sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Appena dopo, sul rovesciamento di fronte, nuovo calcio d'angolo, questa volta per i nerostellati, un clamoroso fallo di mano del centrale del Campobasso, l'arbitro decreta il rigore, che insomma il centrocampista dei nerostellati, i Sozzi, fallisce. Quindi è una fase davvero molto molto coincitata, adesso c'è stata proprio una punizione pericolosissima del Campobasso, adesso un nuovo rovesciamento di fronte. Quindi siamo all'undicesimo, la situazione è sempre sull'1-1. Scusami, mi puoi ripetere l'autore del rigore, chi lo ha tirato? Guglielmo Isotti, Isotti. Per Isotti. Per
Perfetto, grazie. Grazie Daniele, ci sentiamo più tardi. Grazie Daniele Formichetti, peccato per i nerostrati che potevano subito ritrovare il vantaggio. Allora, Pescara di Galone si allenava all'Adriatico mentre questi si allenano al campo sintetico. Io l'altra volta ho tirato fuori un po' l'argomento, non so se può essere funzionale, perché comunque degli infortuni ci sono, anche se alcuni derivano dalla preparazione, perché insomma Mancuso è fuori già da un po'. Ma il fatto di allenarsi stabilmente sul sintetico e poi di giocare all'Adriatico, quindi su erba naturale, qualcosa può comportare in termini di infortunio? So chi vuole rispondere. No, questo è un problema, diciamo, di cui si è discusso anche in annate passate. Sì, sicuramente sì, anche se mi pare che non possa essere questo il motivo principale. D'altronde i carichi di Zeman secondo me si farebbero sentire sia sul sintetico sia sul naturale. Poi ogni tanto credo che il Pescara, cioè, alterni, cioè vada anche sul fondo naturale. Il problema del sintetico è un problema che riguarda moltissime squadre professionistiche e non italiane, perché questi campi, che qualche anno fa erano poco diffusi, adesso sono praticamente ovunque e ci sono tante squadre professionistiche che hanno lo stesso problema, quindi parlare di un problema decisivo in questo senso no. Però comunque è un può incidere, ma non è decisivo, insomma è un problema che riguarda praticamente tutte le squadre o quasi tutte le squadre italiane. Invece prima della pubblicità è arrivato un messaggio, io lo prendo da spunto, non perché debba accadere, ci mancherebbe altro, però può essere anche un momento di discussione. Qualcuno dice: se un giorno si dovesse esonerare Zeman non è un problema, tanto c'è Odda, libro paga. Sì, rimetterà Oddo in panchina. Questo, ah, lo dice, ecco. Questo lo dice il nostro amico Luca Pennese. Ecco, siccome questa voce gira, non perché la società stia pensando di esonerare Zeman, ma molti dicono che comunque un provvedimento del genere sarebbe indolore, perché c'è già un allenatore bravo a libro paga. Ma io dico, parliamo di due allenatori che intendono il calcio in maniera diametralmente opposta. Cioè, la squadra ora è stata fatta, ora Zeman non sarà contento al 100%, ma la squadra è stata fatta per i principi di gioco zemaniani. Rimetterla in mano eventualmente a Oddo, come qualcuno vorrebbe, forse non è la cosa migliore. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, proprio nella maniera più totale. Non credo che Massimo non sia sia un buon allenatore, ma non sia un allenatore che in caso di esonero, sto parlando di fantacalcio, attenzione, del nostro allenatore, non è che domani Zeman viene esonerato, Massimo, perché stiamo facendo un discorso meramente ipotetico, meramente ipotetico. Cioè, il fatto che sia libro paga non vuol dire che sia così scontato, anche se poi è chiaro che se... A meno che a gennaio cambi tutto, prendi Massimo, gli compri 5 giocatori e sulla base anche di quello che hai cambi completamente squadra, ma non credo che sia questo l'obiettivo. Invece io ti voglio anche dire che ho letto un messaggio, voglio rispondere, che io, quando, visto che dici che uno si deve divertire, io se mi devo divertire vado al cinema a vedere Totò, Albanese, Unduccio, il mio amico Aurelio, ma io quando guardo il calcio ho un obiettivo solo, che è quello di vincere, e mi diverto se vinco, se pareggio e perdo io non mi diverto. Però, mai, scusami, poi visto che mi dice, no, sì, perché era molto rivolta a me sul discorso che non è che si chiede a Zeman di fare trapattoni, io non parlo che bisogna che Zeman debba cambiare la sua filosofia di gioco, io parlo solamente di essere talebano in determinate scelte. Se tu hai una squadra che in un momento della partita, per un qualsiasi ragione, deve cambiare, cambi, come fanno certi allenatori. Ti faccio un esempio di un allenatore che, ti ripeto, io sai che simpatizzo per l'Inter, ma questo era juventino, che era Lippi, che è sempre stato un grandissimo allenatore nel cambiare la squadra in corsa. Ecco, io amo gli allenatori intelligenti, quelli che vedono il problema e sopperiscono in qualche modo alla difficoltà della tua squadra. Oggi il Pescara non fa un tiro in porta, una soluzione ci deve essere. Io suggerisco Benalì, perché è quello che secondo me
può cambiare questa partita, però vedo che siamo al decimo e la situazione è come al primo tempo, cioè noi continuiamo a giochicchiare ma tiri in porta non ne abbiamo fatti. Però è anche vero, io spezzo una lancia per l'amico da casa, ma io non è che ce l'ho con lui, no, certo, però è anche vero, però ha anche ragione l'amico da casa che ha scritto il messaggio: se prendi Zeman è chiaro che poi da lui ti devi aspettare quello che la storia di Zeman dice. Quindi una squadra che gioca in un certo modo, che gestisce o meglio fa fatica a gestire, come è nella storia delle squadre di Zeman, che non gestiscono mai il risultato se il principio zemaniano viene applicato fino in fondo. Le squadre di Zeman non gestiscono il risultato, giocano sempre per fare gol, ecco perché escono fuori partite con tanti gol fatti ma anche subiti, perché il principio è sempre quello. Anche se oggi devo dire che stiamo vedendo una partita molto poco zemaniana, perché molto poco zemaniano è questo Pescara, e dall'altra parte c'è una squadra che non sta facendo chissà che cosa, e quindi stiamo vedendo una partita molto molto brutta, che di zemaniano ha davvero poco. Sì, però ragazzi, anche con il Profeta ogni stagione era diversa, i giocatori cambiano, questo pure è vero. È vero. Andiamo da Paolo Renzetti, torniamo alla parte più fresca e immediata, cioè la partita. Paolo, 3 minuti. Decimo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Cremonese e Pescara. Prima si parlava di eventuali cambi e credo che per il momento nel Pescara non ce ne saranno, anche se proprio in quest'istante si sono alzati Canutè e un altro giocatore che credo sia Ganz, se la vista non mi inganna. Mentre nella Cremonese tra poco crediamo possa fare il suo ingresso in campo l'ex attaccante dell'Avellino Benjamin Mokulu, che sta affrettando il riscaldamento. Si sta scaldando anche Castrovilli per quanto riguarda la formazione cremonese. No, nel Pescara non è Ganz l'altro giocatore che sta scaldandosi con Canutè, ma è Baez. Dunque sono Baez e Canutè, due giocatori che stanno facendo riscaldamento, due per quindi parte. Baez, l'indiziato è Del Sole, perché Baez dovrebbe giocare dal lato destro, e ieri anche Baez è stato in parte provato nel settore destro del Tridente. Paolo. Sì, Del Sole diciamo oggi fino a questo momento almeno prestazione opaca, come d'altronde molti suoi compagni. Ovviamente non scopro nulla dicendo che, e lo dicevate anche voi da studio e tu in particolare Andrea, che quest'oggi di zemaniano in questa squadra in campo alla Zini di Cremona c'è davvero poco, perché la squadra sta soprattutto difendendo, ha praticamente tirato in porta 0 volte, e quindi io credo che davvero oggi dell'impronta che Zeman vorrebbe dare a questa squadra c'è davvero poco. Bisogna anche dire che però la squadra rispetto all'inizio di gara sta soffrendo meno. Questo è uno dei pochi lati positivi. Attenzione, perché c'è il Pescara in avanti, pallone in area di rigore, il tentativo di controllo del pallone in area di Koulibaly troppo difficile, ma soprattutto troppo lungo il lancio di Brugman con la sfera che termina direttamente sul fondo. Dunque si riprenderà con una rimessa affidata al portiere della formazione Lombarda Uicani. In tribuna d'onore, Andrea, abbiamo avvistato qualche minuto fa il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il direttore sportivo, uno dei due direttori, Giuseppe Beppe Pavone. Dunque questi dirigenti che abbiamo visto noi qui nella tribuna d'onore dello Zini, presenti ad assistere a questa partita. Mentre in campo, attenzione, perché c'è la Cremonese che cerca di portarsi in avanti, la difesa del Pescara che con qualche difficoltà cerca di uscire, poi però pallone perso dai biancazzurri, c'è Cavion al limite, il tiro murato, la conclusione del giocatore della Cremonese, poi termina a terra un giocatore del Pescara, si continua a giocare, sfera riconquistata da Koulibaly e c'è il tentativo di contropiede della formazione adriatica, si porta in avanti il Pescara con Balzani, il servizio sulla destra per Del Sole, ancora Del Sole, il servizio, tentativo di servizio per Balzania che era nel frattempo terminato a terra, chiede la punizione il giocatore del Pescara, a mio avviso direi ha ragion veduta, il direttore di gara Forno lascia proseguire con la sfera che è terminata fra le braccia del portiere Uicani, che si appresta ad effettuare il rinvio. Quando entriamo in quest'istante al 14° minuto di questo secondo tempo, sempre 0-0 allo stadio Zini tra Cremonese e Pescara, ricordo
che nel periodo non collegato, anzi vi dico perché non l'avevo fatto in precedenza, nel periodo non collegato da segnalare una buona opportunità in casa lombarda per Piccolo, un tiro al settimo minuto con pallone che è terminato di poco a lato dopo aver attraversato tutto lo specchio di porta. 0-0 dunque, 14° a Cremona, linea a voi. Grazie, allora schermata di Serie B perché nel frattempo sono arrivati altri gol. Il Bari sostanzialmente l'ha chiusa perché in panchina c'è Grosso e non c'è Zeman, lasciatevi questa battuta, con Sissé che fa doppietta nel mezzo il gol di Improta, dunque a San Nicola Bari 3, Ternana 0, si profila la seconda vittoria consecutiva per il Bari. Ha pareggiato il Foggia, come detto, sul campo del Brescia in gol Floriano per la compagine di Stroppa, poi sempre Empoli Cittadella 0-1, Novara Avellino 0-2, Perugia Frosinone 1-0, Sanitana Spezia 1-0 e il Parma è in vantaggio a Venezia, la rete del difensore Valerio Di Cesare. Sullo 0-0 sono rimaste solo Cremonese Pescara e Virtus Entella Carpi, dunque questa è la situazione al momento in Serie B. Paolo, c'è stata una sostituzione, vero? Sì, è uscito dal campo uno sfinito, direi Antonio Piccolo, che ha giocato una gara più che buona al suo posto. È entrato Castrovilli, quarto d'ora a Cremona, sempre 0-0, poi la linea. Castrovilli per Piccolo, che non ha lasciato grandi tracce, Paolo, mi pare, Antonio Piccolo. No, si è impegnato, ha avuto credo un paio di occasioni, nulla di che, cioè un giocatore di sostanza, direi. La Cremonese ha fatto il cambio, il Pescara no, anche se adesso mi pare che si muova qualcosa nella zona della panchina di Zeman, e quindi io credo che tutti quanti siamo curiosi di capire, di vedere se ci sarà qualche cambio. Che succede, Paolo? No, Andrea, sta per entrare Canutè, volevo solo dirvi questo, che si è tolto. E ora vediamo chi esce, perché il ruolo di Canutè... C'è un pallone perso dal Pescara, attenzione, c'è un pallone perso dal Pescara, c'è il contropiede della formazione di casa con Brighenti, si gira, allarga sul settore di destra per Arini, il tiro di Arini, la ribattuta di Bovo, pallone in fallo laterale, anzi no, perché Koulibaly riesce a trattenere il pallone in campo, si può portare avanti il Pescara, ma non riesce questo lancio di Valzania per pettinare, e dunque ancora formazione di casa in possesso di palla sul settore di sinistra, e Cavion si accentra, poi il pallone per Renzetti, ancora Renzetti, cross in area di rigore di Renzetti, il tiro tentato ancora da Cavion, la ribattuta dei difensori biancazzurri, Pescara che sta correndo qualche rischio di troppo, ma regge lo 0-0 allo stadio Zini, a poi la linea. Allora, Canutè ha come ruolo principale quello di play davanti alla difesa, però può giocare anche mezzala. Ora sarà importante capire, sarà interessante capire chi lascerà il campo a Canutè. Uno, dove sarà impiegato, quindi se è mezzala o regista. E due, chi lascerà il campo. Siamo davvero curiosi di capire chi lascerà il campo per Canutè, che in settimana ha saltato una seduta, quella del venerdì, esce, se non ricordo male. Esce Valzania. Scusami, esce Valzania, Andrea, entra Canutè. E allora Paolo, ci dovrai dire se Brugman va a fare la mezzala con Canutè davanti alla difesa o se sarà Canutè a giocare mezzala con Brugman che resta in regia. Perché insomma questo è stato uno dei temi trattati in questi giorni. Brugman è sempre un po' sotto la lente di ingrandimento, cerca il suo impiego. Ora vogliamo capire se Canutè va a giocare davanti alla difesa, come mi pare, perché mi pare sì, sia andato sembra proprio... di sì, sembra di sì, perché Brugman si sposta sul settore di sinistra, dunque dovrebbe essere questo il nuovo disegno del Pescara con l'ingresso in campo di Canutè. Intanto attenzione perché c'è Pescara in avanti con Zampano, il pallone all'indietro per Del Sole, Del Sole all'indietro per Koulibaly, ancora Koulibaly, cross in area di rigore troppo lungo ma per non correre rischi, e diciamo spreca questo pallone Almici che va a spedire in calcio d'angolo perché il pallone stava per uscire, ma Almici evidentemente impaurito dalla presenza degli attaccanti del Pescara va diciamo a regalare questo. Allora Paolo, segui l'angolo e poi ci ridai la linea. Sì, calcio d'angolo dunque per il Pescara, come detto Canutè in campo al posto di Valzania, pallone in area di rigore, il colpo di testa
di Canini che allontana, ma è ancora il Pescara che ha recuperato il pallone sul settore di destra, ancora con Bessole, il servizio tentato per Canutè, perdono però il pallone i giocatori in maglia bianca-azzurra, può ripartire la Cremonese in avanti, ma poi riconquista un ottimo pallone Koulibaly, direi il miglior Koulibaly di questa stagione per il Pescara, cross in area di rigore, la parata del portiere, tiro cross che crea qualche apprensione al portiere Wicani che comunque riesce a, a bloccare il pallone. 19esimo allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Pescara, a voi. Grazie, questo sarà uno spunto di discussione, l'ingresso di Canutè in quella posizione. Io saluto Luigi Mastrangelo, ciao Luigi. Andrea, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Senti, anche tu sei un po' annoiato da questa partita o ci trovi qualcosa di buono? No, ti confesso caldamente che mi stavo prendendo un caffè per svegliarmi. Bene, bene, anche noi l'abbiamo fatto. Non dico annoiando, però no, a parte gli scherzi, forse è la partita meno zemaniana di tutte. Bravo, lo abbiamo detto in precedenza, non so se ci hai ascoltato o ci hai letto nel pensiero. No, non vi ho potuto ascoltare perché stavo seguendo appunto la partita. Però allora ci hai letto nel pensiero. Veramente sembrava, non sapendo chi fosse l'allenatore del Pescara, sicuramente non avrei mai detto Zeman, ecco. Perché è sembrata una squadra normale che in trasferta deve soffrire un pochino, contro una squadra di casa che attacca un po' di più, si è difesa tutto sommato con ordine, un paio di volte è ripartita, quindi mi sembrava una squadra più normale, tra virgolette, se mi consenti questo concetto, cioè una squadra che con un po' di equilibrio naturalmente soffre un po' la pressione della squadra di casa che d'altra parte fa valere il fattore campo, un po' una partita quasi di altri tempi se vogliamo. Però convieni Luigi che nonostante tutto ora sarà un Pescara un filino più razionale, ma è anche un Pescara che in attacco ha fatto vedere poco o nulla. Sì, naturalmente dobbiamo anche essere coerenti con i discorsi fatti le settimane scorse, cioè ci siamo lamentati tanto che appunto la squadra era troppo poco equilibrata, che non aveva senso sia nelle fasi, nell'eccesso di attacco che nella mancanza di difesa. Adesso invece mi sembra una squadra un po' più tradizionale sotto certi aspetti. Attenzione che c'è una palla pericolosa in area da parte del Pescara, attenzione, ma libera la difesa della Cremonese. Però ecco, voglio dire, è esattamente quello che auspicavamo, perlomeno non in questi termini, ma insomma una squadra un po' più equilibrata. Quindi che dire, stavamo meglio quando stavamo peggio, questo può essere il tema di oggi. Ora c'è questo ingresso di Canutè con lui che va a fare il metodista, il play davanti alla difesa e lo spostamento di Brugman Mezzala. Tu insomma come interpreti questi cambiamenti che riguardano Brugman, anche questa polemica mediatica che si è accesa tra il presidente e Zeman su dove debba giocare l'uruguaiano? Guarda, forse è questo, che nelle squadre di calcio la parte tecnica compete, piaccia o non piaccia all'allenatore, quindi se l'allenatore lo fa giocare in un certo modo evidentemente ha delle notizie tali per poterlo fare. In genere è sempre bene non commentare in pubblico da parte dei dirigenti le scelte tecniche dell'allenatore, ma questo è un discorso generale di metodo, non riferito al caso specifico ovviamente. E infatti ecco, anche per questo che fa un po' specie vedere un attacco poi così diretto, non un attacco ma un appunto tecnico così esplicito fatto dal presidente Luigi. Sì, ma in realtà credo che non sia più un attacco all'allenatore, sia semplicemente il fatto che sono due persone che da quello che sembra sono molto vicine anche umanamente l'una con l'altra, che si sentono, parlano eccetera, e quindi hanno forse esternato ad alta voce ragionamenti che in privato si possono fare ovviamente, non dico questo, anzi è opportuno che i dirigenti e tecnici si confrontino anche su questioni tecniche, anche se poi l'ultima parola aspetta ovviamente sempre l'allenatore. Attenzione che c'è una mischia in area, ecco, il Pescara ultimamente sta salendo un po' di più, si sta facendo vedere di più nell'area avversaria, però ecco anche qui senza essere zemaniano, cioè con dei cross abbastanza semplici, ecco una palla ancora una volta la palla dentro, ecco c'è Zampano che ha palla ma non riesce a chiudere il triangolo. Sì, trame poco zemaniane, dai
sì, Luigi, in effetti ripeto, è così. Ma non si può andare sempre a mille all'ora, soprattutto in un campionato di 42 partite, non si può correre sempre a mille all'ora, anzi, adesso prendo spunto da una polemica, da una contrapposizione che c'è in Serie A tra Napoli e Juventus, per esempio, in cui si dice che il Napoli gioca sempre bene e la Juve vince 1-0 giocando male. Probabilmente vincere 1-0 giocando male a volte può essere un valore, nel senso che tu non puoi stare sempre bene, e se riesci a far risultato quando non hai la brillantezza nelle gambe, figurati poi cosa puoi fare quando stai bene. Invece essere costretti a vincere giocando sempre bene significa dover spendere sempre tante energie e non, e in, insomma, in un campionato non sempre si hanno a disposizione queste forze per poter esprimere. Quindi in un campionato lungo c'è di tutto e bene così dire. Grazie Luigi, buona partita. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Luigi Mastrangelo. Intanto qualche aggiornamento: il Foggia ha ribaltato il risultato a Brescia con Chiricò, dunque Brescia-Foggia 1-2, il raddoppio della Salernitana con Rodriguez, doppietta per lui, e poi poco fa Novara in 10 uomini, Novara sotto di 2 gol al Piola con Navellino, sotto di 2 gol e ora sotto anche di un uomo. E quindi difficile la rimonta per la squadra di Corini. Ci chiedevano, forse chiedevano a te Riccardo, se ti era addormentato anche durante Crotone Inter. Lo sceneggiatore Crotone l'ho vista qua perché era in contemporanea con le due Pescara, ma veramente su Crotone Inter mi sono più schifato, più addormentato della prestazione dell'Inter, quindi, perché quella partita meritava la vittoria al Crotone, e quindi sono stati 3 punti che l'Inter ha rubato. Però al di là di questo, secondo tempo sono un pochino più sveglio perché la partita qualcomeno offre qualcosina di più, sempre poco, e comunque Pigliacelli è il quarto rinvio che regala 3 nel primo tempo e questo nel secondo, che ridà la palla a loro alla tre quarti, quindi prima o poi se va avanti così prende un tiro o un gol, perché io pretendo che il portiere stia un attimino calmo e rimetta la palla con calma, perché o ha la fretta e la tira al di là della metà campo e provo con contropiede, ma per avere fretta e rimetterla a metà campo, prima della metà campo e onestamente sui piedi loro è la quarta volta, e su ogni volta rischiamo di prendere, non dico gol, ma comunque un'azione offensiva. Paolo, questo cambio che abbiamo raccontato, Canute Valzeniano, con questi spostamenti, come lo leggi? Ma guarda, il Pescara negli ultimi minuti è vero che ci sta provando un po' di più, certo adesso in attacco la Cremonese, però comunque ci ha provato, non ci ha provato con quella convinzione feroce che magari ci si aspetta quando gioca il Pescara targato Zeman. Il cambio francamente non sono in grado di capire bene se è giusto o sbagliato. Non mi sembrava sicuramente il peggiore del Pescara questo Valzania, quindi mi aspettavo un altro cambio, mi aspettavo qualche altra situazione, invece Zeman ha optato per spostare Brugman sulla parte esterna e mi sembra che non stia facendo meglio di prima con Canute e Play. Io non lo so, mi sarei aspettato un altro cambio, però è evidente che Zeman ne sa più di noi. Allora, altri 2 minuti per Paolo, anche perché c'è un'altra sostituzione, sì, per il Pescara. Sì Andrea, ci sono 2 notizie. La prima riguarda la sostituzione in questo istante di Del Sole, al suo posto entra Baez, ma l'altra notizia è che si sta scaldando Ganz, dunque tra poco potrebbe arrivare anche il momento dell'ex attaccante di Como e della Sverona. C'è però intanto da seguire il calcio d'angolo per la Cremonese quando siamo giunti al 28esimo minuto in corso di questo secondo tempo, sempre 0-0, pallone in area di rigore, attenzione, un tentativo di cross effettuato, sbagliato da Cavion, può ripartire il Pescara in contropiede sul settore di sinistra con Capone, fronteggiato proprio da Cavion, ancora Capone, supera Cavion, ancora Capone, tentativo di cross, poi finisce per perdere il pallone, c'è la buona azione in recupero difensivo da parte della formazione di casa, c'è subito un lancio, attenzione, per il neo entrato nella formazione di casa Mokulu che aveva preso il posto di Paulinho, c'era stato questo lancio per Mokulu, pallone che è rimbalzato fortuitamente, e qui è andata bene Paolo, sulla spalla del giocatore
e della formazione grigio-rossa, che altrimenti si sarebbe diretto tutto solo davanti a Piglioselli. E dunque Pescara fortunato in questo istante. Ecco intanto Baez che controlla il primo pallone, ancora al limite il tiro di Baez, c'è una deviazione, vediamo che no, il direttore di gara dice che c'è rimessa dal fondo, avevamo forse visto una deviazione, ma non è stato così, forse si aveva tratto in inganno la parabola del pallone che aveva cambiato improvvisamente direzione con il pallone dunque sul fondo. Quando siamo giunti al 29esimo, 0-0 lo stadio Zini di Cremona, 0-0 tra Cremonese e Pescara, poche emozioni, anche il caldo sta facendo la sua parte e tra poco potrebbe arrivare il turno di Simone Ganz nel Pescara, mentre attacca la formazione adriatica con Paolo Ganz, Paolo che ieri ha festeggiato il compleanno. Sì, ha festeggiato il compleanno, chissà che non possa entrare in campo per diciamo coronare questo compleanno, tornare in campo anche se nell'ultima parte di gara, questo giocatore che era stato preso ed era arrivato a Pescara a furor di popolo, che ha giocato pochissimo fino ad oggi, considerando anche diciamo la vena realizzativa più che buona di per quanto riguarda il Pescara di Pettinari, che mi correggo oggi, Paolo, due giorni fa il 21 settembre, sì, il compleanno fa di Simone Ganz. Dicevo Ganz che dovrebbe entrare al posto di Pettinari, che non è oggi apparso in grandissima giornata, il capocannoniere del campionato, ricordiamo le 7 reti realizzate dall'ex giocatore della Ternana. Attenzione perché c'è la Cremonese che cerca di portarsi avanti, pallone recuperato da Bovo, il servizio per Capone, poi sbagliato il lancio per un compagno, può ripartire la Cremonese in avanti, fasi di gioco piuttosto confuse quando tocchiamo la mezz'ora, dunque ultimo quarto d'ora allo stadio Giuseppe Zini di Cremona, Cremonese 0, Pescara 0, linea che può tornare allo studio. Allora proviamo a fare una piccola previsione e riparto da Riccardo, visto che ha tirato fuori già l'argomento, da notare sulla felpa del mister ZZ, quindi sono Zdenek Zeman. Ganz, se entra al posto di Pettinari o al posto di Capone? Entra al posto di Pettinari, che Pettinari oggi spento, però onestamente, per quanto è il mio credo, io lo metterei al posto di Capone. Qui ci chiedono se ci siamo accorti che Pescara gioca con la difesa più bassa, scrive Pierluigi. In sì, effetti stiamo dicendo che oggi è una partita non zemaniana, né del Pescara ma in generale da parte di entrambe le squadre. L'ora di Ganz e potrebbe arrivare. Sei d'accordo al posto di Pettinari? Io penso di sì, perché Pettinari non sta giocando benissimo, per niente bene, anche nella precedente partita è stato così. Lo ripeto, è un ragazzo che deve avere tempo anche e calma per dimostrare quello che ha segnato tanto nelle prime partite. Non è un fenomeno, è un buon giocatore, ma è chiaro che il mercato del Pescara ha fatto tutto quanto perno attorno all'arrivo di Ganz, quindi vediamolo all'opera questo benedetto Ganz. Io credo che prenderà il posto di Pettinari. Credo che possa giocare anche in altri ruoli Ganz, ma sono praticamente certo che Zeman non vorrà cambiare nulla della parte tattica e quindi sostituirà Pettinari. È una partita che continua a essere soporifera nonostante siano passati tanti minuti. Io ho l'impressione che tutte e due le squadre siano abbastanza provate da questa partita. Lo vediamo anche da questa azione, Cremonese è spaccata in due. Sì, le squadre si sono allungate. Paolo! Sì, traversa del Pescara fuori con gioco. Brugman, poi pallone in rete di Pettinari, ma fuori gioco del giocatore biancazzurro, ma traversa clamorosa colpita da Brugman al 32esimo. Dunque Pescara vicino al vantaggio quando entriamo nella parte finale di questa partita, brivido questa volta per la formazione di Castro. Allora Paolo, io chiedo in regia, non so se è possibile per Maurizio da qui. No, probabilmente no, oggi non è possibile, però ci piacerebbe rivedere la posizione di Pettinari al momento del tiro di Brugman, perché lì andrebbe valutata la sua posizione. Però guarda caso Paolo, lo stava dicendo Paolo Sinibaldi, le squadre sembrano stanche, tant'è che qui la Cremonese si è talmente allungata, si è talmente spaccata in mezzo, che questa azione di contropiede rifinita da Baez e conclusa da Brugman stava per portare al gol del Pescara. Forse il Pescara ne ha un pochino di più,
mi pare di poter scorgere, anche se la Cremonese ha inserito questo Mokulu, che è un giocatore molto fastidioso lì davanti, un giocatore che fa sportellate e può aprire degli spazi. Io penso che possa essere come dici tu, perché la Cremonese ha dato moltissimo nella prima parte della partita e alla lunga anche la squadra di Tessera ha avuto un calo molto vistoso. Il Pescara sembra un po' meglio, ma tutto sommato, attenzione, per ora... stiamo rivedendo ora probabilmente oltre Pettinari, sì. È leggermente oltre l'ultimo difensore di della Cremonese, mezzo passo oltre. È una partita da 0-0, perché anche in precedenza la Cremonese aveva colpito una clamorosa traversa, in questo caso invece ci ha pensato Brugman con un tiro bello dalla lunga distanza, però peccato per questo fuorigioco. Al momento lo 0-0 mi sembra lo specchio fedele di quello che stiamo vedendo in campo complessivamente, anche se mi pare che l'inerzia del gioco possa anche pendere verso il Pescara. Tra l'altro mi pare di vedere un Capone paradossalmente in crescita con il passare dei minuti, lo si è visto poco ma negli ultimi minuti ha fatto un paio di allunghi interessanti. È vero, il suo Capone negli ultimi minuti sembra che si sia svegliato e quindi ha fatto un paio di azioni molto molto belle, e queste sono le partite che mi piacerebbe vincere, dove tu giochi così, non giochi bene e una volta la fortuna ci gira a noi, facciamo un tiro in porta. Guarda, questa ti fa compensare uno dei pareggi, esatto. Uno degli ultimi pareggi. Andiamo a vincere questa partita così, un po' per fortuna, un po' perché la Cremonese adesso è sulle gambe, non sarebbe male vincere questa partita, anche in questo modo così un po' raccambolesco, ma sarebbe bello vincere anche con un tiro magari da fuori. Andrea, certo. Andrea, sì, Paolo. Andrea, è arrivato il momento di Ganz, siamo giunti al 35esimo, fuori Pettinari come avevamo ampiamente previsto. Ok, tieni la linea, vai avanti per 2 minuti. Sì, anche perché c'è il calcio d'angolo per il Pescara, quando siamo giunti proprio al 35esimo di questo secondo tempo è calata, direi anche in maniera vistosa, la formazione di casa, non solo fisicamente, Pescara che potrebbe cercare di approfittarne, mentre Ganz va a posizionarsi al centro dell'area di rigore, la battuta dell'angolo, pallone in area di rigore appunto con il colpo di testa di Arini, poi ancora i biancazzurri che mantengono il possesso di palla con Coda che va a guadagnare la rimessa laterale, effettuata la rimessa, pallone per Baez, il tentativo di cross di Baez, commette poi forse fallo ai danni di un avversario il giocatore pescarese, anzi pallone che termina sul fondo, dunque si riprenderà con una rimessa in favore della formazione grigio-rossa. Quando siamo entrati nel corso del 36esimo minuto di questo secondo tempo, 0-0 tra Cremonese e Pescara, ricordiamo che al 33esimo c'è stata una clamorosa traversa palo colpita da Brugman, poi c'è stato il tap-in vincente di Pettinari uscito qualche secondo fa, sostituito come detto da Ganz, ma in posizione di fuorigioco, come avete detto voi, le immagini hanno confermato diciamo la posizione irregolare, dunque buona la decisione del primo assistente Dario Cecconi di Empoli. Attacca ancora il Pescara che sta crescendo in questi minuti finali e ora si porta in avanti sull'out di destra con Zampano che scambia con Canutè, direi buono l'avvio di gara, l'approccio di gara di Canutè, intanto c'è questo cross di Zampano da prima dell'area di rigore con la sfera che termina in fallo laterale, ci sarà una rimessa in favore dei biancazzurri, si alza dalla panchina Zeman per dare qualche indicazione, mi è sembrato a Koulibaly in particolare che si trovava da quelle parti, e proprio Koulibaly che riceve il pallone sul fallo battuto da Zampano, poi pasticcia Zampano, finisce per perdere il pallone, difesa della Cremonese che può rinviare, ma ancora Canutè che ha riconquistato il pallone, sfera in area di rigore, la finta di Ganz che non riesce a mettere in gioco Capone che però controlla il pallone, serve all'indietro Brugman, ancora Brugman osserva lo schieramento dei compagni, siamo sulla tre quarti grigio-rossa, cambia gioco sul settore di destra per Zampano, pallone all'indietro per Baez, ancora il tentativo di cross, poi ancora sfera servita a Zampano, attenzione al fuori gioco con Zampano che si accentra, effettua il cross, pallone troppo lungo per tutti, pallone che termina direttamente sul fondo, poteva fare meglio l'ex giocatore del vivaio Doriano con il pallone che dunque si spegne lentamente oltre la linea bianca. 38esimo minuto nel corso della ripresa, dunque 83esimo minuto di gioco di questa gara, sempre 0-0 allo stadio Zini tra Cremonese e Pescara, linea allo studio.
Grazie, grazie Paolo. Un aggiornamento di cronaca, perché come hai detto oggi è stato catturato il presunto killer nell'ambito dell'omicidio Mastrangelo avvenuto a Montesilvano sabato scorso. È stato catturato Massimo Fantauzzi. Un aggiornamento, perché è stata ritrovata la motocicletta con cui lo stesso Fantauzzi è scappato nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando si è consumato il delitto all'interno di un pub lungo via Vestina a Montesilvano. La moto è stata trovata a Cepagatti, buttata in un dirupo, e da lì è caduta in acqua. È all'opera una squadra di sommozzatori, perché oltre alla moto non è chiaro se nei pressi ci sia anche l'arma del delitto. Quindi questo al momento ci fa sapere il nostro Alfredo Primante, che sta seguendo la vicenda. Poi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del TG6, in particolare quelle delle 19 e delle 23. Però insomma la squadra mobile è all'opera per completare, per chiudere un po' il cerchio nei confronti di questo delitto davvero efferato che si è consumato una settimana fa. Vediamo la schermata di Serie B, perché sono arrivati altri aggiornamenti, in particolare il pareggio del Brescia immediato contro il Foggia 2-2, rete di Dimitri Bisoli, 3-0 sempre il Bari sulla Ternana, Cremonese Pescara 0-0, Empoli Cittadella 0-1, Novara Avellino 0-2, Perugia Frosinone 1-0, Salernitana Spezia, correggiamo perché 2-0 per la Salernitana, doppietta di Rodriguez. Intanto mi dicono ora raddoppio del Campobasso sui nerostellati, quindi tra pochissimo ci colleghiamo con Sulmona. Entella Carpi 0-0, Venezia Parma 0-1. Dunque raddoppio del Campobasso in Serie D, girone F, nerostellati 1, Campobasso 2. Allora andiamo da Daniele Formichetti. Daniele. Salve, allora al 44esimo un'azione concitata sul calcio d'angolo, c'è stato un rigore al campo basso molto dubbio che ha causato mille proteste, si è incaricato della trasformazione il numero 10 D'Agostino, e, insomma, ha spiazzato il portiere dei nerostellati Parente e ha portato in vantaggio il campo basso 2-1. Senti, un risultato adesso, giusto per quanto visto? Ma guardi, insomma, come le stavo dicendo nel precedente collegamento, all'inizio del primo tempo, del secondo tempo c'è stato quell'autorete clamoroso di Pacella e poi il rigore fallito proprio da nerostellati con il numero 10 di Sotti. La partita è stata molto equilibrata, soltanto che questi episodi hanno condannato ancora una volta l'esperienza della compagine nerostellata, e quindi paga purtroppo quei errori, insomma, abbastanza gravi, come un tiro dal dischetto che ha fatto la differenza. Perfetto, perfetto, grazie Daniele. Poi. Grazie, grazie Daniele Formichetti. Peccato per i nerostellati, che dunque hanno sciupato una buona opportunità di andare a punti. La gara non è finita, ma sembra a questo punto compromessa, con il rigore di D'Agostino che ha portato in vantaggio la squadra diretta quest'anno, direttore sportivo caro Paolo, da Gigi Pavarese, che dunque ritroviamo nella dirigenza del Campobasso per cercare di portare in Serie C la squadra molisana. Mobile decaduta il Campobasso, però qui bisogna fare i complimenti al di là del risultato alla squadra di Pratola, perché insomma la Serie D per una piazza come Pratola è eccezionale. Certo, certo, anche se purtroppo in questo momento i nerostellati stanno pagando lo scotto del noviziato. In Serie A sempre 3-0 in vantaggio della Roma sull'Udinese, la squadra di Di Francesco ha segnato le tre reti nel primo tempo con Dzeko e poi due volte con El Shaarawy. Cosa aspettarci da questi ultimissimi minuti in una gara che non sembra volersi sbloccare, Paolo? Allora, intanto, se questa partita avesse avuto come protagonisti in panchina Trapattoni da una parte e Mazzone dall'altra, avremmo fatto tutto un altro commento dicendo ma è un calcio inguardabile, un calcio all'italiana, qui si fa catenaccio, bla bla bla. Invece no, invece questa è la realtà del Pescara, ma non mi fermerei solo al Pescara, mi fermerei al campionato di calcio di Serie B, dove ci sono davvero poche squadre forse che fanno la differenza. Che cosa ci dobbiamo aspettare negli ultimi minuti? Il Pescara sta attaccando, il Pescara ci sta provando non con convinzione, credo che abbia un po' di birra in più rispetto alla Cremonese.
Sono davvero curioso di vedere Ganz all'opera, speriamo che tocchi un pallone e ci faccia capire, diciamo, di che pasta è fatto, anche se ha pochi minuti a disposizione. Se dovesse arrivare il pareggio, io credo che il Pescara, non so, tu forse sulle statistiche sei più ferrato di me, hai forse dei dati in più, e la squadra che ha pareggiato di più avrebbe pareggiato di più se arrivasse il pareggio, credo, non lo so. Comunque io credo che il Pescara se la può giocare in virtù di una migliore condizione atletica, ma è l'unica cosa a cui fare appello. Assolutamente. Secondo te, Paolo, prima di dare la linea definitivamente a Paolo, a Riccardo? È un punto guadagnato in questa partita, è giusto lo 0-0, è un punto che fa classifica, è un campo difficile, non ci hanno permesso molto, abbiamo avuto un'occasione, è andata sul palo, l'hanno avuta loro 2 o 3, però alla fine il pari è un risultato che secondo me, vista la partita, sta bene a noi, sta bene a loro, perché loro non è che hanno fatto molto più di noi, cioè, sono quelle partite, un po' il primo tempo veramente da addormentarsi, secondo tempo leggermente più vivace, però insomma siamo al 43esimo minuto e non è che il live motive è sempre lo stesso. Certo. Allora, per venire incontro a Paolo Sinibaldi, al momento la Salernitana ha 4 pareggi, idem il Venezia. La Salernitana è avanti 2-0, il Venezia è sotto di un gol, potrebbe anche pareggiare e fare il 5º pareggio. Per il Pescara questo sarebbe il 4º pareggio, quindi se il Pescara pareggia e gli altri risultati non cambiano, diciamo Pescara che con Salernitana e Venezia è quella che ha pareggiato di più. Eh sì, e che è un dato un po' strano, no? Per quello anche che riguarda la caratteristica zemaniano del Pescara. Anche questo sì, un poco zemaniano, magari che è un allenatore più propenso a vincere e perdere che non a fare segno X. Però manca ancora un minuto, chissà. Vediamo, allora Paolo Renzetti fino alla fine. Sì, grazie Andrea, perché mancano 20 secondi al 90esimo, poi solo recupero per questa partita mentre attacca il Pescara, che cerca di approfittare, diciamo, di qualche problema fisico dei giocatori di casa. Tra l'altro nel periodo non collegato c'è stata l'ultima sostituzione, l'ultimo cambio in casa grigio-rossa, perché è uscito Brighenti ed è entrato in campo Scappini. 3 minuti di recupero, recupero che inizia in questo istante, dunque altri 180 secondi per questa partita, mentre ora il gioco è fermo perché è rimasto a terra Brugman, dunque ovviamente con questa è rimasto a terra anche un giocatore della Cremonese, dunque con questa sosta probabilmente il tempo da recuperare sarà aumentato, perché è chiaro che con il gioco fermo bisognerà fermare anche il cronometro. Intanto Andrea, approfittando di questa pausa, qui gli addetti dello stadio Zini di Cremona ci hanno portato il foglio riepilogativo delle presenze quest'oggi allo stadio Giuseppe Zini di Cremona, dove hanno assistito a questa partita 6.538 spettatori con 3.018 paganti e 3.520 abbonati, come detto, per un totale di 6.538 spettatori ad un incasso di 46.725 euro. Primi spettatori che cominciano ad abbandonare le tribune del vecchio impianto di Via Persico qui nel centro di Cremona. È passato già un minuto e mezzo, ma il gioco praticamente subito dopo la comunicazione dei 3 minuti di recupero si è fermato, dunque credo che andremo a finire per quanto riguarda il triplice fischio finale del signor Fornero di Roma tra il 49esimo ed il 50esimo, perché bisognerà considerare quando ripartirà il gioco. Siamo intanto già nel corso del 47esimo della ripresa, dunque 92esimo in corso, ma il gioco è fermo. Tra l'altro sta per uscire dal campo il giocatore Pesce della Cremonese, così come Brugman, come da regolamento due giocatori infortunati devono lasciare il terreno per destinazione per poi rientrare dopo l'ok dell'arbitro. Intanto riprende il gioco, c'è la punizione per il Pescara, pallone in area di rigore, colpo di testa e poi il tentativo di tiro di punizione per il Pescara. È stato messo a terra al limite dell'area di rigore un giocatore in maglia bianca azzurra e c'è il calcio di punizione per il Pescara. Ci sarà altro tempo per discutere, dunque inevitabilmente si andrà avanti ancora per diversi istanti, ma c'è questo calcio di punizione non proprio dal limite, ma
diciamo proprio dal vertice della lunetta dell'arco dell'area di rigore, dunque siamo a circa 18 metri dalla porta difesa da Uicani. Tutto questo quando siamo giunti al ingenuità di Castrovilli, Paolo. Sì, c'è stata questa ingenuità di Castrovilli che è andato e ti dico di più, ti dico di più, Paolo, a mio avviso Bovo, che potrebbe calciare, ha sistemato la palla un po' più indietro perché eravamo sicuramente ben dentro la lunetta e comunque a ridosso della linea, invece a mio avviso Bovo ha tolto almeno un metro e mezzo. Vediamo se sarà Bovo a tirare oppure Canutè, perché c'è anche l'ex giocatore della Juventus, fischi assordanti del pubblico, vediamo se attende la battuta di questo calcio di punizione, parte Canutè, il tiro e la parata miracolosa di Uicani che toglie il pallone dall'incrocio, sarebbe stato il gol dell'1-0 del Pescara, miracolo di Uicani al minuto 94 di questa partita, con Uicani davvero miracoloso per quanto riguarda questa partita e questa azione, questa punizione battuta da Canutè. Ci sarà solo il tempo, crediamo, per battere questo calcio d'angolo. Come vi dicevo, siamo ben oltre i 3 minuti di recupero e Baez che si incarica della battuta, assembramento di uomini in area di rigore della Cremonese, respinge la difesa di casa, ancora Canutè in possesso di palla, il lancio sul settore di destra, il tentativo di cross di Zampano, ma è la difesa della Cremonese che riesce a respingere, poi pallone recuperato da Brugman, deve affrettare l'operazione di gioco Brugman, subisce forse un fallo, termina a terra, si prosegue secondo il direttore di gara, poi va a commettere fallo anche Koulibaly ai danni di un avversario del numero 34 Arini, c'è il calcio di punizione per la formazione di casa, siamo giunti al 95esimo in corso, 94:30 sul nostro cronometro, punizione per la Cremonese, gara che non finisce e sembra non voler finire più, sul pallone c'è Renzetti, il difensore di fascia della formazione grigio-rossa, che lascia il pallone all'incombenza della battuta di questo calcio di punizione a Marconi, si attende a questo punto solo il triplice fischio finale del signor Fornò di Roma, arriva in questo istante, dopo 95 minuti finisce 0-0 allo stadio Zini tra Cremonese e Pescara, direi risultato più che giusto, e per il Pescara c'è il rammarico di questo miracolo di Uicani al 94esimo sulla punizione di Canutè. E un'altra notizia, se mi permetti Andrea, è quella che il Pescara di Zeman chiude una partita senza subire gol, e questa direi la notizia forse più ghiotta di questa giornata, con questo pareggio che comunque quantomeno permette ai biancazzurri di muovere la classifica, con però le zone alte che si allontanano, Pescara che non vince dalla prima giornata con il Foggia, Pescara che evidentemente dovrà registrare qualcosa in vista delle prossime partite, perché non è sicuramente il Pescara di Zeman quello che abbiamo visto oggi allo stadio Giuseppe Zini di Cremona, meglio direi la Cremonese nel primo tempo, direi meglio il Pescara nella ripresa, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo in cui i biancazzurri hanno colpito un palo clamoroso con Brugman e hanno sfiorato la vittoria al 94esimo su punizione di Canutè e la parata miracolosa in calcio d'angolo del portiere albanese dei grigiorossi Uicani. Dunque il finale dallo stadio Giuseppe Zini di Cremona è il seguente, dopo 95 minuti di gioco, Cremonese 0 Pescara 0, linea per il momento che può tornare allo studio. Perfetto, grazie. Andiamo a vedere i risultati. Intanto in Serie A con la vittoria della Roma 3-1 grazie ai gol nel primo tempo di Dzeko, la doppietta di El Shaarawy. Poi nel finale Perotti sbaglia il rigore del potenziale 4-0, quindi Strigger Larsen accorcia per l'Udinese, ma la Roma vince nettamente 3-1. Andiamo a vedere ora la Serie B, risultati e classifica, anche se si sta ancora giocando a Perugia, dove il Frosinone è sotto di un gol. Bari Ternana 3-0, doppietta di Sissè, inframmezzata dal gol di Improta. Breccia Foggia 2-2, sblocca Caracciolo, poi la ribaltano Floriano e Chirico, pari definitivo di Dimitri Bisoli. 0-0 tra Cremonese e Pescara. Empoli Cittadella 0-1, decide il gol in apertura di Litteri, passo falso dunque dell'Empoli di Vivarini. Novara Avellino 1-2, con l'Avellino che passa grazie alla doppietta di Ardemagni, poi il Novara
ancora resta in 10 uomini, segna con Maniero all'89esimo ma non riesce a completare la rimonta. Perugia Frosinone 1-0 ma non è un finale, sta decidendo il gol di Di Carmine nel primo tempo. Salernitana Spezia 2-0, doppietta di Rodriguez. Entella Carpi 0-0, la precedente e la prossima avversaria del Pescara. E poi Venezia Parma 0-1, gol partita di Cesare nella ripresa. Domani Cesena Ascoli, dopodomani sera Palermo Pro Vercelli. La classifica, vediamo come muta dopo i risultati odierni. Dopo 6 giornate in testa ci sarebbe una nuova coppia con il Perugia che aggancerebbe, usiamo il condizionale, il Frosinone, perché ripeto si sta ancora giocando al Curi proprio Perugia-Frosinone. Empoli e Carpi 11 punti, Cittadella e Avellino 10, Palermo con una gara in meno 9 punti al pari di Bari e Parma, Cremonese 8, Pescara agganciato a 7 punti da Salernitana, Venezia e Spezia. In realtà è il Pescara ad agganciare Venezia e Spezia che oggi hanno perso e a subire a sua volta l'aggancio della Salernitana. 6 punti per Brescia, Novara, Entella e Foggia, 5 punti per la Ternana, 4 per il Cesena, 3 per l'Ascoli, 2 per la Provercelli. Vedete gli asterischi perché oltre alle gare da giocare domani e dopodomani c'è sempre la gara da recuperare, quella tra Ternana e Brescia, o meglio la gara da proseguire perché è interrotta sullo 0-0 per impraticabilità del campo martedì scorso al 20° del primo tempo a Terni. Questo è il quadro della situazione, andiamo a fare delle considerazioni prima di chiudere questa seconda parte di Diretta Stadio e di salutare Paolo Sinibaldi. Paolo, quindi che peso diamo a questo pareggio? Resta una punta di amarezza per l'occasione del finale o non c'è molto da lamentarsi? Beh, tutto sommato ci poteva anche stare magari per andare proprio a un'estrema sintesi, il Pescara ha guadagnato ai punti il secondo tempo, la Cremonese ha guadagnato ai punti il primo tempo, è uno 0-0 se si guardano tutti i 90 minuti abbastanza giusto, anche se c'è un po' di rammarico perché il Pescara ha avuto le occasioni migliori nel finale quando la Cremonese non ne aveva più. Questo sulla partita. I dati, quelli interessanti, li ha anche snocciolati prima nell'ultimo collegamento Paolo Renzetti, in cui ci faceva notare, ce ne eravamo accorti ovviamente, che il Pescara non ha subito gol, e questa è una notizia. Ci faceva notare però che il Pescara non vince dalla prima giornata. E ci faceva notare anche, lo abbiamo anche percepito leggendo adesso la classifica, anche se ci sono altre partite da giocare, alcune stanno finendo, è che la distanza dalla vetta non è una distanza incolmabile, ci mancherebbe perché siamo soltanto all'inizio del campionato, però tutto sommato sarebbe bene non perdere troppo contatto con le prime posizioni se si intende davvero fare un campionato di vertice. In questo momento il Pescara è, come si dice in gergo, intruppato in mezzo tra la colonna di sinistra e quella di destra, con tante squadre che sono invece destinate a fare un campionato tranquillo. Ma Canutè non poteva giocare dall'inizio, ha fatto un partitone, questo sarà un argomento che affronteremo dopo. Io nel frattempo ringrazio Paolo Sinibaldi. Sì, io vi saluto, vado a proseguire i miei altri lavori giornalistici, però vi ringrazio ovviamente per avermi consentito di essere con voi. Ciao Riccardo. Ecco qui, stretta di mano in diretta con Riccardo, ci sentiamo tra poco per proseguire l'analisi. Vi do il finale anche da Sulmona: Nerostellati 1, Campobasso 2, in gol Giallonardo per i Nerostellati nel primo tempo, inizio di ripresa, autogol di Pacella, Nerostellati che sbagliano un rigore con Isotti, e nel finale arriva il gol partita, sempre sul rigore ma questa volta segnato, di D'Agostino per i Lupi. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo con la terza parte. Sono già persone.